Si è visto l'imprecazione? <ride> Bene, eccoci qua. Buonasera, adesso c'è anche l'audio. <ride> Mi ero dimenticato che avevo messo in muto il microfono. Bene così. E adesso arrivo, adesso arrivo. Come dicevo per quei <ride> tre minuti in cui ho parlato senza audio, benvenuti e buonasera. Io sono Jacopo. Questo è Economia Polpette. Economia Polpette è un podcast che parla di economia e fa divulgazione per chi. Fosse qui di passaggio e per chi se la vedesse dopo. Io sono Jacopo e sono lo speaker e autore di Economia Polpetta e parlo di economia e ne parlo. Cerco di parlare in modo semplice. Quindi, benvenuti se siete nuovi e recuperatevi i podcast, che lì trovate altre cose. Se invece sapete e mi conoscete perché vedo tutti i nomi noti, non nuovi. Aspetterei ancora un po' di persone e poi partiamo. Non ho capito perché su Twitch mi arrivano sempre in ritardo il numero di persone. Ne vedo un viewer, però vedo almeno tre persone che commentano la chat, quindi immagino che siate di più di uno. Comunque aspetto. Peraltro ho provato a far partire Instagram, ma non è partito. Ditemi se, se c'è o non c'è. Non... Penso non ci sia. No, non c'è. Eh, Instagram mi rema contro. Mm, 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 la faccio ripartire Però non ho coglioni di scrivere il Guarda che robe eh? Scusate Instagram mi sta dando Problemi Fra um, l'altro stasera Voglio far vedere un video eh, Quindi chi è su Instagram Spero si sente in qualche modo E chi non è Cioè voi sicuramente lo vedete bene Da qui eh, Chi è su Instagram non so come, come Sentirà il tutto scusate devo scrivere uh, il titolo di instagram da soli. Uh, p -p -p scusate per questi vuoti per chi la guarderà dopo e per chi deve aspettare With non ho messo neanche un hashtag eh, verrà solo chi mi segue Vabbè, non importa bene facciamo partire sta live ditemi se non capisco a ah, ciao Francesca beh intanto anche ciao a Chiara ciao a Tommy e ciao ad Alessio e volevo chiedervi: voi che potete accedere a Instagram? È partita la live, mi da. Non riesco a partirla. Cioè, ho schiacciato. Parti con la live, non va. Ah, perfetto! Uh, ciao Luca. E boh! Uh, ah, ciao Andrea. Non si vede la live è la seconda volta che la faccio partire. Guarda, guardate, vi faccio anche vedere quello che vedo io. Mi... Dov'è là? Mi dà questo cavolo di bottone bianco Ma non parte e Dovrebbe partire ma non Eh su Instagram non c'è eh... Che palle <ride> Perché ogni settimana c'è qualcosa che, che mi fa creare questi bei vuoti di nulla E voi mi guardate mentre ci sono questi vuoti di nulla Perché perché La domenica mi lasci sempre sola Provo a chiudere Instagram again e vediamo che caspio succede. Comunque, dicevo così almeno vi dico cosa avevo in mente per questa sera perché poi lo dirò per la milionesima volta anche su Instagram. Identico, um, no, allora. Perché Scusatemi eh. Live Vai Adesso è partita uh, Checking connection uh, Funziona il condottore Boy a 12 Mi prende un colpo Le avevo Da 1 a 12 in un colpo solo eh, Ciao a tutti Ciao Matteo Ciao a tutti quelli che stanno venendo Finalmente Instagram è partito Sua so, sorella incoronata Ehm um. Ciao, I'm the, uh, I'm the back. Porca vacca, non riuscivo a far partire Instagram. Bene, allora, Instagram c'è, partiamo, c'è Team 12 qui in ansia. Um, funziona anche Instagram, sì, è partito. Ciao, Lorenzo. Allora, madonna, uh, stasera non ho occhi, vorrei staccarmeli e lanciarli verso l'orizzonte, verso l'infinito e oltre. Um, vabbè, innanzitutto anche grazie a chi mi ha messo il follow mentre ero offline, che volete, faccio un roll di tutti i. Pring. Eh, di tutti quelli che durante la settimana mi hanno messo il follow e compare solo mai. <ride> eh, quindi grazie a tutti, sono, eh, sono, sono veramente allibito eh, dell'affetto di tutto. Allora partiamo, che adesso vi ho su tutti i canali, questi erano quelli di settimana scorsa che non erano partiti. Va bene, basta. Grazie a tutti quelli che hanno messo il follow e sono mangiatore di polpette. Quindi, bene, ciao, partiamo. Ho tutte e due che vanno. Se Dio vuole si parte con la live. Allora, questa sera l'idea iniziale era di parlare della, uh, di quello che Draghi ha detto, fatto e brigato in questa settimana. Però ho provato a recuperarmi un po' di video, li ho trovati estremamente noiosi. <ride> non ho avuto neanche balli di ascoltarli. E quindi magari su quelli, non lo so, faccio qualcosa di registrato, me li guardo con calma, trovo degli spezzoni fatti meglio, li vediamo più avanti. In realtà poi ho trovato degli argomenti interessanti negli ultimi giorni. Al di là della domanda di Andrea che, con cui vorrei partire, che era quella sull'investire da soli, invece che affidarsi a consulenti e banche, poi sono arrivate delle domande sul gruppo di Telegram. Ah, ciao Federica, ciao Prus. Ho arrivate le domande sul gruppo di Telegram e vorrei parlare di quelle. Quindi vorrei partire prima da voi, dalle conversazioni che sono nate questa settimana, dalle conversazioni con voi, ciao Matilde. E poi spostarci su qualcosa di diverso. Fra le varie cose che mi sono state mandate questa settimana nel gruppo di Telegram, c'è un video di una persona che parla del futuro dell'Europa, dell'Italia, dell di, di come insomma, tutto sarà un disastro con draghi e con il recovery plan. Ho visto solo sei minuti, sono stati dei sei minuti molto... <ride> che hanno tirato fuori da me eh, la parte più, forse, non lo so, critica, elitaria e, e polemica. <ride> e volevo vederli con voi perché, boh, mi, mi piaceva questa cosa di vedere assieme eh, questo video che chi è su Twitch lo vedrà. Chi invece è su Instagram, spero che si senta l'audio, eh, perché volevo fare un trick di cose con eh, col telefono per far passare anche questo microfono là dentro non ho i cavi. Eh, quindi per sto giro spero che si senta, se no venite su Twitch e lì lo sentite sicuro. Vedete anche il video di questa persona di cui non conosco il nome. Eh, ciao, vis... visba porca vacca, scusate, non, se, leggo malissimo le cose. Ehm... Mm, e quindi chi è su Instagram lo vede sicuramente bene, chi. Eh, no, chi è su Twitch lo vede sicuramente bene, chi è su Instagram lo non lo vedrà proprio e forse lo sentirete. Comunque vorrei, appunto, visto solo i primi sei minuti e di mezz'ora, vorrei fare una sorta di reaction e portare anche dei. <coughs> delle fonti a quello che dice, per smentire un po' delle robe che dice, ma poi magari le robe che non ho sentito sono vere, non lo so dai primi sei minuti dubito <ride> che, che abbiano un fondo di, di, economi, di economia e, um, e risorse no? e source nel senso di come si dice fonti però insomma vedremo come va e allora vi dico subito partiamo partiamo con quello che, di cui si è discusso questa settimana o meglio vi ho fatto la domanda su instagram e poi ciao Elena e la domanda poi su instagram l'ho riproposta sul gruppo di telegram quindi avreste più o meno l'avete visto ciao <ride> ok ah perfetto Luca sei tu <ride> ottimo <ride> ottimo eh, è Luca eh, io scusatemi con i vostri io sono dislessico ci faccio una fatica boia a leggere le cose e in più mi mettete robe che sono quasi di sciogli per me e quindi scusatemi se li leggo male eh, spero che capiate quindi dicevo, partiamo dalla domanda di Andrea che mi ha mandato, che poi ho rimandato, eh, ho fatto la storia su, eh, su Instagram e ho un po' di risposte. Allora intanto voglio farvi vedere la domanda di Andrea. Um, mm -mm, aspettate un attimo che... Eccola qua. La domanda che mi ha fatto Andrea era, ciao Jacopo, mi è venuta in mente una domanda, ma qual è il motivo per che spinge le persone a investire autonomamente, cioè investire da sole? E io a questa sua domanda come ho risposto, mi ho detto: Boh, chiediamolo a chi vuole investire da solo. Io posso dirti come perché io investo da solo, ma non ho assolutamente idea del perché gli altri lo facciano. E allora mi sono detto: Sai che c'è? Faccio una domanda in, nelle storie e vediamo cosa rispondono. E cosa avete risposto? Allora, alcuni mi hanno scritto messaggi privati o hanno scritto su Telegram e quelli non c'ho ho la screenshotata, però. No, ho sbagliato, scusate, però ho eh, le risposte che mi sono arrivate, al, perlomeno almeno sei, delle risposte che mi sono arrivate da, in risposta alla, alla storia e più o meno le risposte che mi avete dato sono tutte simili, si ricalcano. Ovvero, diciamo che i tre fattori che ho riscontrato maggiormente sono il fatto che costa meno, anzi... Quello che è stato riscontrato di più è il fatto che non vi fidate di consulenti e banche, e lo posso capire, che costa meno, perché non ci sono i costi appunto di un consulente e di una banca, e alcuni, non pochi, ciao Luana, hanno detto sostanzialmente che um, preferiscono fare degli investimenti, e ciao Edo, per conto loro, perché preferiscono, uh, diciamo, avere la vittoria della scelta corretta da una parte propria e se hanno sbagliato se ne assumono la responsabilità invece che dare la colpa a qualcun altro. Quindi è un po' un senso di responsabilità e queste sono le tre cose principali. Una cosa che mi è interessato però è la questione del risparmiare. Perché? Perché è vero sì che si va a risparmiare, a parte che se utilizzate per esempio un, um, una banca, vi, il consulente vi viene dato con la banca e quindi tecnicamente non lo state pagando. Però è anche vero, tornando al primo motivo per cui non lo fate, che non vi fidate delle banche, che molti consulenti, soprattutto all'interno delle banche, tendono a dare dei prodotti che sono prodotti della banca, in cui loro e la banca guadagnano e voi guadate, guadagnate molto meno. Però sulla questione delle commissioni, se trovate un consulente bravo, e soprattutto se non sapete da che parte girarvi quando investite... Secondo me, e lo dico secondo me, poi scrivetemi comunque cosa ne pensate dalle varie parti. Ciao Matti. A tutto gas. Se non sapete da che parte girarvi senza un consulente, da che parte vi girate? Cioè, come fate a partire? Da dove partite? Tutta l'energia e il tempo che impiegate per essere autonomi, che è un costo perché è un costo in tempo. Ciao Andrea. Come lo calcolate. Cioè, quel costo lì lo riuscite a sopportare, però non sopportate magari una commissione che è piccola, mettiamo, rispetto a tutto il tempo che ci investireste. Poi questa è una domanda che vi pongo, poi capisco e eh, sinceramente io mi arrangio, perché mi so arrangiare. <coughs> e quindi non andrei da un consulente, anzi, tendenzialmente aiuto io altri a fare scelte di questo tipo, anche se in maniera più Light, mettiamola così. Ma indirizzo persone, mettiamola così. Poi ognuno fa le sue scelte. Quindi non avrei bisogno di qualcuno. Però per chi parte da zero, chiedo io, perché non vorreste spendere per avere qualcuno che inizia a seguirvi e poi magari mentre vi segue imparate a essere seguite, imparate a capire cosa fa e poi vi iniziate a arrangiare? Perché preferite risparmiare quei soldi e buttarvi direttamente per conto vostro, rischiando anche di farvi del male da una parte e quindi spendendo più soldi che avere qualcuno che vi segue? Che magari vi fa anche guadagnare? Questa è la domanda che vi pongo. Poi, posso immaginare la risposta a questa, nel senso che non è detto. Scusate, guardo più Instagram che, che Twitch. Non, non è detto. Ah, beh, non mi vedete neanche la mia faccia, fra l'altro. Aspettate un attimo. Immagino che non è detto che un. Um, un consulente vi faccia guadagnare di più, cioè, adesso in realtà, i mercati stanno andando così bene che, a parte gli ultimi quattro giorni, bene o male, se uno sa più o meno dove orientarsi, qualcosa che sta guadagnando ve la offre. E quindi gli va anche bene. Ciao, Luca, se invece è una situazione in cui vanno male le cose, che uno sia bravo o non sia bravo, si può perdere lo stesso, e vi pagate anche la commissione. Però rischiate magari di buttarvi perché presi dalla foga, presi dalle notizie, presi a leggere cose in giro per il web, di investire in cose che sembrano che corrono tantissimo ma non sapete perché lo state facendo, le prendete, quelle cadono di prezzo perché non sapete perché stavano correndo e non sapete perché potrebbero cadere di prezzo, e perdete un botto di soldi. Se avevate un consulente magari vi avrebbe impedito di fare quella scelta là. Avreste speso dei soldi per avere una persona che vi dice sostanzialmente... Non farlo ed è un costo, lo capisco, però vi sareste evitati di perdere quei soldi. Ma voglio sentire voi, scrivetemi nei commenti, cioè scrivetemi nella chat per co cosa vi spinge. Io ho capito questi tre punti, sostanzialmente. Non vi fidate delle banche e dei consulenti, ed è comprensibilissimo. E secondo me, banche e consulenti dovrebbero migliorare la loro comunicazione in maniera tale da acquisire fiducia. Da quelli della nostra generazione Perché quelli della generazione prima Si fidano, anche troppo E si fanno e comprano le Cagate pazzesche Ma quelli della nostra generazione non si fidano E preferiscono arrangiarsi e farsi del mare da soli Oh perfetto, Lorenzo ehm, Come mai negli ultimi giorni il mercato sta andando male? Ha, non lo so eh, Bella domanda Non mi sono informato, eh, mi spiace su questa cosa qua Perché sono stato molto impegnato A lavorare su altre cose e, um, ti direi in parte perché stava correndo molto e doveva tirare anche un po' i remi in barca e, um, sì principalmente per quello perché in realtà di, di notizie di per sé eh, fondanti oddio era uscita una notizia su, uh, sui consumi americani che non era positiva e, e anche però una su, sulla produzione in realtà che era positiva non saprei dirti nello specifico perché Stavano andando male in Italia, forse anche in base all'incertezza perché si aspettavano i voti su Draghi. Eh, Sull'America, non lo so, è una questione abbastanza generalizzata. Ti potrei dire, anzi, mi è venuto in mente la questione dei vaccini, che è sempre un'incognita: escono sempre, ogni giorno, delle varianti nuove, N non si capisce quando si tornerà alla normalità nei vari paesi. Eh, prima si dice che si arriva all'estate, poi si dice che si arriva a settembre, e questo incide parecchio. Ciao, Simone. Quindi un cioè, i vaccini hanno ancora un'influenza, quindi quando c'è incertezza i mercati vanno un po' così e diciamo che c'è anche una variabile in più nel mondo moderno che sono le criptovalute e quando ci sono un po' di incertezze ci si butta là e di fatti le cripto sono salite e per prendere liquidità quando le, le cripto salgono e la gente li investe là, li toglie da al altre parti perché i soldi non è che si... Generano dal nulla quindi si spostano un po' i soldi. Le cripto sono salite, i mercati sono calati. Quando c'è un po' l'incertezza, diciamo che l'oro nuovo sono le criptovalute e vanno là. Adesso. Però oggi è nato più che bene, guardavo appunto di sfuggita, eh, era già ieri o solo oggi oggi e oggi erano verdi, tutte quelle che seguo io quindi bene. Eh, però, nello specifico non mi sono informato nello specifico cosa è successo, sono speculazioni in base alle, alle informazioni che ho. E però non avete ancora risposto alla domanda che vi ho fatto, <ride> che era perché voi preferiste arrangiarvi invece che andare con dei um, con consulenti o delle banche. Perché sono curioso appunto sulla questione del... Capisco le commissioni, ma le commissioni sono in realtà abbastanza piccole. Ah, Poi mi è stato anche detto, e poi arrivo da te Lu uh, Lorenzo per uh, il follow up di quello che mi ha scritto. Che molti hanno pochi soldi e quindi non vogliono, hanno pochi soldi da investire, quindi le commissioni ti vanno a erodere eh, il, il guadagno. Che si sì, è vero. E di fatti se eh, uno partisse da con pochi soldi da solo, boom, adesso non iniziano a arrivare scritta bene, ehm, effettivamente questa cosa eh, è un po' una, ehm, eh, insomma, se avete pochi soldi, mi è stato chiesto anche eh, oggi da. Tommaso che è qua in chat con un nome che non riesco a pronunciare, Exag. come si pronuncia Tommy? Vabbè, mi chiedeva appunto se ha senso investire con pochi soldi e se uno è autonomo, effettivamente conviene che sia autonomo con pochi soldi perché un consulente non ti conviene assolutamente. Uh, ciao Ele e ciao Gemma. E... Um, e quindi devo dire che effettivamente con somme basse se si va su piattaforme che hanno dei costi di acquisto vendita delle, delle azioni o dei titoli bassi, ci si può arrangiare, ci si fa un po' le ossa, si, perde po si investe poco, si perde poco, ci può stare. Però, chi investe anche un po' di più, diciamo che mi, mi pongo questa domanda. Poi scusate, torno un po' indietro. Allora, Elena mi diceva: credo sia un problema dato dal passato specialmente in 2008, il motivo per cui si tende a non fidarsi, eh, poi potrebbe essere il problema dell'informazione sbagliata che circola online. Eh, informazione sbagliata in merito a cosa, Elena? Che sono curioso. Comunque 2008 eh, può essere, anche se 2008 per la nostra generazione non so quanto sia vissuta, perché eravamo ancora, cioè per chi mi segue ed è più giovane di me, erano piccoli, non credo che abbiano seguito il punto di vista finanziario, perché alla mia età, eh, 2008 quanti anni avevo? Uh, 23, non guardavo particolarmente i mercati finanziari, però sì, posso capire nel senso che non ci si fida del sistema, però se non ti fidi del sistema non è il consulente il problema, è, è proprio il sistema, però interessante come, come cosa. Uh, poi aspetta, che c'era anche Lorenzo, ha scritto grazie a te. Perché... Uh, uh, uh. Seguo vari ETF tra cui eh, Standard poor che negli ultimi giorni stavano faticando. Tutti, guarda gli ETF, stavano faticando, sta veramente. Purtro cioè, purtroppo, cioè, tutta l'economia stava calando, quindi qualsiasi ETF, qualsiasi indice non stava andando benissimo, anche se a livello di indice proprio di mercato sono calati molto meno di azioni specifiche, per esempio quelle che seguivo io. Ehm. Uh. Io fai, tu fai a metà con un consulente. Ecco, per esempio. Tabalo, eh, non so chi sia. Eh, per esempio, fare a metà, cioè un po' te lo segui tu un po' con un consulente, quello lo capisco. Perché hai un consulente che ti segue una parte, magari un po' più eh, ti fa cose un po' più stabili. Tu fai un co con una tua parte, fai delle cose un po' più azzardate. E quindi lui compensa i tuoi azzardi e ci può stare. Um, allora, Andrea dice: E poi arrivo anche qua su Twitch. Uh, Andrea dice perché credo che i consulenti abbiano delle provvigioni più alte uh, vendendo prodotti più, molto rischiosi uh, nah. uh, interessante Beh, interessante questa, avere questa percezione che abbiano interessi se, cioè abbiano commissioni più alte se vendono più rischiose in realtà non per forza anzi tendenzialmente vendono a prescindere dal rischio scusate guardo sempre <ride> Instagram e eh, quindi voi mi vedete sempre storto Ma vabbè non è per forza detto che sia per il rischio, in realtà le provvigioni ce le hanno alte o basse in base a quanti costi tu hai di gestione del prodotto che hai acquistato. Di conseguenza può essere anche a rischio bassissimo, cioè obbligazionario, gli paghi il 3,5% di commissioni su un ETF obbligazionario, un fondo obbligazionario ti rende lo zero un cazzo, tu ci paghi il 3,5%, quindi loro ti dicono oh, guarda stai guadagnando uno zero un cazzo quest'anno, poi però netti in realtà stai perdendo praticamente tutta la commissione e loro ci guadagnano un casino su una roba rischiosa a zero e di fatto ci stai guadagnando pochissimo ma in realtà ci stanno guadagnando perché ti caricano tantissimo di commissioni a te cioè quando tu compri un etf e un fondo parte delle commissioni l'etf no ma dei fondi sì in particolare se sono fondi banca della banca o fondi che la banca ha fatto con dei terzi che siano JP Morgan o Morgan Stanley o Uh, chi, chi per essi? BNP Paribas, le banche eh, che ne so, tipo Intesa, eh, Generali, eh, Unicredit, dopo sono banche italiane: hanno dei fondi loro che ti dicono, ah guarda, questo fondo rende l'uno e mezzo, solo che hanno commissioni al tre e mezzo, in quel tre e mezzo mezza parte se lo retrocedono loro e mezza se la tiene il gestore del fondo e quindi loro fanno un botto di soldi vendendo queste porcate che sono prodotti della banca stessa che hanno dei rendimenti a volte vanno anche bene però hanno dei costi elevatissimi che se te lo compravi tu direttamente il fondo che loro acquistano e ti rivendono a te ti costava molto meno e ti potevi arrangiare quello sono d'accordissimo sulla questione del rischio non per forza non, non è una questione del rischio quello che Fanno e dove ti fregano? Se vuoi, è proprio il fatto che ti vendono dei prodotti a commissioni elevatissime eh, rispetto al mercato, insomma. Ehm. E benvenuta a Mavedana, che lo sia. Ok, Elena risponde, eh, ci sono un sacco di notizie eh, e adv in cui il fatto di investire in borsa viene semplificato, venduto come ah, beh, lì sono d'accordissimo e quello di fatto è una mia battaglia personale che metto in ogni contenuto che faccio. Non credete che si facciano soldi facilmente, non esiste e si fa fatica e bisogna sapere le robe bisogna sapersi muovere e non esistono soldi facili e sono d'accordissimo ci sono troppe pubblicità di trading fatte sui CFD in particolare che non è acquistare o vendere azioni a me dà fastidio perché molta gente pensa che si possa fare tanti soldi facilmente altra roba che mi dà molto fastidio è la cosiddetta indipendenza finanziaria che l'indipendenza te la puoi acquisire se ti fai un culo tanto non esiste l'indipendenza finanziaria dal nulla Comunque sono d'accordissimo su quella cosa. Vengo su Twitch che mi avete scritto ehm, a Video Request. Ehm, non ti vedrebbero quelli di Twitch. Eh, scrivimi però, non so se la Video Request è per sbaglio eh, o se la vuoi fare, ma ok. Passo su Twitch, poi ritorno su Instagram, se no non riesco a cagare tutti. Allora. Uh, tempo fa ho chiesto in banca per un uh, potenziale investimento con soldi che avevo far da fare a parte, che essendo un pochino, no, mm, no, buttavano fuori, ok, uh, ma alla fine mi hanno offerto prodotti e proposto investimenti che non avrebbero reso molto. Il risultato uh, non li ho investiti e la fiducia delle banche è un po' caduta. Posso capire, anche... Uh, ok, no problem problema. Um, Posso capirlo e una cosa che ho notato molto è che c'è tanta paura di fare investimenti rischiosi, soprattutto da parte dei giovani, perché da chi non conosce, quando il rischio va spalmato nel tempo. Quindi è vero che ci possono essere dei rischi, ma se tu quelle robe là le guardi fra dieci anni, il rischio è spalmato nel tempo e puoi permetterti cose che sono più volatili, più rischiose, perché... Se voi andate a guardarvi come vedevamo anche settimana scorsa dei grafici. Nel lungo periodo gli shock immediati si ammortizzano. Quindi quei soldi là li mettete lì, non li guardate, e quei soldi lì vi rendono di più che fare un investimento sicuro, fra virgolette, come quello obbligazionario, che poi comunque ha i suoi rischi, ma molto bassi. Che non rende un cazzo. <ride> Detto proprio in francese. E eh, vi buttano su quelle cose là e vi dicono: Ah, questo qui è sicuro. È sicuro, non rendete niente, pagate molte più commissioni che altro. E sono d'accordo che immagino che uno possa perdere la fiducia se vengono proposte delle cose che mh, insomma non rispondono alle esigenze. Io personalmente ho risposto mettendo eh, nei panni dell'italiano del medio, sì, mi ricordo chiaro. Eh, dopo le varie questioni eh, del passato, credo ci sia una sfiducia generale. Che, ehm, come l'ho chiamata? Poca fiducia verso il prossimo. Sì, uh, io personalmente studio in economia. Forse proverei a fare da sola e mettermi alla prova. Nulla contro i consulenti. No, ma di fatti no. Guarda, io non, non me la prendo sul personale. Anzi, <ride> ci sono molti consulenti con, che potrebbero andare a zapparla la terra. Ehm. Insomma, eh, posso capire la posizione e penso che sia centralissima la questione della fiducia. Anzi, due cose secondo me, proprio dei discorsi che facevamo. E eh, ciao Paola Ci sono due cose, secondo me, cardine in questa questione. E eh, ciao Elo. La questione è che, da una parte, c'è la fiducia: bisogna fidarsi a chi ha i soldi e fidarsi di quello che fanno e del fatto che facciano le cose per te e non per altri. O per se anzi per se stessi e questa è una e la seconda cosa è um, diciamo la fiducia il come loro si comunicano di come le banche comunicano se stesse di come i consulenti comunicano se stessi e di come eh, comunicano la loro fiducia non vi dico quanti consulenti di banche mi hanno contattato nell'ultimo periodo per conoscenze varie indirette che ho e sostanzialmente tutti mi hanno chiesto come comunicare a, a quelli della mia età. Tu che fai i podcast e che parli di queste cose, come si dovrebbe comunicare? Cos'è che cercano i giovani millennials? Perché loro sono stati abituati a lavorare con gente più vecchia, più di noi, cioè più avanti con gli anni rispetto a noi, e noi abbiamo un modo di investire, di approcciarci al mercato, di gestire i nostri soldi che è molto diverso. Uh, la scheminata per gli investimenti sono le aspettative. La criptovaluta, e dopo regolar se me lo dai, completo. E questo è proprio il problema: cioè, le banche, chi lavora in banca è di un'altra generazione, abituato a parlare con altre generazioni, non capisce noi cosa abbiamo passato e la fiducia che non abbiamo nel sistema bancario e i consulenti all'interno delle banche. Che io per primo non ho, voglia di dire. E non riescono a comunicarsi comunicare la loro importanza e il perché possono fare la differenza. E questo secondo me è fondamentale. E di fatti mi hanno contattato in molti per chiedermi come possono fare questa cosa. E visto che nessuno ha voluto sborsare neanche un centesimo per sentire il mio piece of advice, che bene o male era una consulenza a loro, non ho detto una mazza. <ride> perché tutti vengono a, a, a tirarmi la giacchetta chiedendomi consigli e tutto. Però poi alla fine è la fiera vogliono solo fare i loro interessi di conseguenza non gli ho mai detto un una mazza a loro però devo dire che una roba che direi a tutti se mi state ascoltando consigli e consulenti e banche cambiate la vostra comunicazione parlate a un pubblico che non è quello che state cercando di, di acquisire anche partendo dalla pubblicità la pubblicità parla ai miei genitori non parla a noi sono tutte io veramente sarà che io ho il pallino di guardare la mia pubblicità e mi piace la comunicazione però guardate le pubblicità delle banche e le pubblicità di qualsiasi altra cosa. Le pubblicità delle banche sono tutte immagini di stock. Sono tutte stock, video stock montati con delle musiche stock, anche quelle esegetiche o, o corporate, con dei messaggi che sono di un'ipocrita allucinante. E una della nostra generazione che guarda una pubblicità del genere vede ipocrisia urlata e dice: Io a voi non do un centesimo. Perché non si rendono conto che. Stanno parlando ancora delle, a un altro target, non parlano a noi. Cioè, noi siamo abituati a una comunicazione diversa. E, e quindi, secondo me, partono già col piede sbagliato su quello. E mi spiace per loro. però sinceramente, ognuno fa i suoi interessi. Quindi, uh, il futuro, secondo me, gliel'ho detto, in più riprese, anche ad altri per chi segue anche il gruppo del Telegram sa che sto collaborando con. Una, Uh, Start-up che sta creando una piattaforma di, broking, di broker. E, e quando anche collaboro con loro, loro sanno benissimo il lo, loro target siamo noi e più giovani di me, e sanno benissimo che i millennial e gli zoomer non vogliono. La generazione Zoom non vuole più andare in filiale, vuole arrangiarsi, essere autonoma e non ragiona più per rischiosità, per bot, Azioni Fiat perché la conosco, ma ragiona per temi, quale sarà il, la, il prossimo filone economico che partirà lì? Voglio investire perché noi ragioniamo così e loro hanno fatto una piattaforma che io non vedo l'ora che esca, veramente farvela vedere. Che è incentrata su quello e loro stanno capendo. Il problema è che le banche tradizionali, secondo me, arriveranno a un punto in cui si troveranno veramente in crisi perché non ci saranno più. Quelli da cui hanno munto finora e la nostra generazione non guarderà più da loro a meno che non abbia un approccio molto conservatore: non è neanche conservativo, conservatore agli investimenti. Um, allora, uh, ottimo. Ah, ok. Le criptovalute le promettono in periodi ma mm -hmm, anche volatili. Sì, so che Prusche, tu sei lanciatissimo in cripto <ride> e le proponi ogni volta. E immagino sì che stia andando bene. Guarda, io seguendo proprio il, il consiglio di Tommy, che è mio cugino, fra l'altro, che mi ha lanciato lì, ho comprato 100 pound di cosa, come si chiama, eh, Ethereum l'altro giorno. L'ho beccato in un momento in cui è molto lenta a crescere. Però ho detto, vabbè, vediamo, non ci ho mai investito, vediamo come girano e come vanno. Quindi sono, mi sono lanciato in queste cose che conosco meno. Eh, il mio gruppo Telegram si chiama Economia Polpette. Lo trovi, lo trovi lì comunque. Se vai sulla mia bio di, di Instagram, eh, lì trovi tutti i link a tutti i miei social. Quindi trovi anche Twitch, trovi Telegram, il gruppo di Facebook, e eh, tutti gli altri. Eh, sul, sulla bio di, di, di Instagram ho messo un, camps, un campsite anche grazie a eh, Lorenzo che me l'ha consigliato. Eh, o era Erasmo, forse era Erasmo, vabbè. Eh, di mettere tutti i miei link con tutti i miei social e lì trovi tutto quello che c'è, tutto quello che faccio. Bene, questo era un po' il discorso eh, che volevo fare con voi, mi è piaciuto veramente intervenire su questa cosa, ciao Stefania. E, e quindi devo dire che interessante il vostro punto di vista e, e io stanno abbastanza in mezzo perché comunque ho a che fare con le banche per, per vari motivi mi rendo conto di dove siano prese e di come non si rendano conto. Ci ho anche lavorato in banca però ormai, quando è che era quasi dieci, più di dieci anni fa. Più di dieci anni fa, cazzo. <ride> Quindi, e, e lì la mentalità era tutt'altra, ma a suo tempo non c'era ancora internet, non c'era ancora l'autonomia che c'è adesso. E bene, io direi possiamo passare alla cosa successiva. La cosa successiva che avevo eh, era le domande che sono venute fuori dal gruppo di Telegram. In particolare... Ehm, è stato Matteo che era oggi ha chiesto, e rispondo come ha risposto a lui così la rispondo a tutti: aveva chiesto come capire. Allora, innanzitutto, eh, se tutte le SPA, cioè tutte le società per azioni, sono quotate. Um, ok, aspettate un attimo, che prossima volta una domanda: come ripartirà eh, una megalopoli come Londra dopo due anni? Forse di pandemia. <ride> ok, di Londra ne parliamo in un altro momento, fra l'altro. A parte che io ci vivo a Londra e venerdì torno su a Londra e vi saprò dire com'è la situazione a Londra, che sono due mesi che non torno su. Ehm, L'andamento negativo dei mercati può essere dovuto alla paura di inflazione crescente. C'è anche quella che, che, diciamo che mi è arrivata da più voci di banca, di gente che lavora in banca e consulenti di banca che si stanno aspettando che l'inflazione salga e che quindi abbia un effetto sui titoli e sulle obbligazioni. E quindi si sta virando appunto sulle cripto, perché eh, essendo deflattive, diciamo, ehm, sono un, un bene rifugio in questo momento. Però non lo so, sarà che sono ottimista, ma non mi aspetto che la Banca Centrale Europea si butti a. La, fatemi formulare bene la frase: che la BCE lasci che l'inflazione. Corra troppo. Uno perché ha il mandato che stia intorno al 2% ed è lei che regola l'inflazione. E due perché sarebbe conveniente per certi versi, ma non per altri. Cioè, per dire, l'unico modo per abbassare adesso il debito pubblico è avere un'inflazione che sale tantissimo perché il valore nominale del debito calerebbe, cioè il valore nominale rimane uguale il valore reale calerebbe, quindi un modo per abbassare il debito che è stato fatto fra l'altro tantissimo negli anni 80-90 in Italia era battere moneta, così possiamo avere ancora più debito e, e svalutiamo di più la moneta quindi tutte le obbligazioni che è, torneranno a 100, quel 100 sarà svalutato dell'inflazione durante la lunghezza del, dell'obbligazione dell quindi le obbligazioni saranno seccate da sta cosa però io mi auguro che la Banca Centrale Europea controlli la cosa e non la lasci partire anche perché l'inflazione quando partirà è tutto. Cioè partirà uno per effetto della banca centrale europea che la farà partire, e due, verrà controllata poi dalla banca centrale. Sicuramente i tassi saliranno, sicuramente l'inflazione tornerà. Niente da dire, è abbastanza ovvio. Ehm, che prima o poi succederà. Però io voglio essere ottimista e pensare che la BCE controllerà la situazione, mettiamola così. E anche la, la, la Fed in, uh, negli Stati Uniti. Uno, perché appunto hanno il mandato di target di inflazione, due, perché, perché, appunto, rischieresti di avere un impatto sui mercati azionari e obbligazionari, non da poco. Uh, solo le cripto, o anche il mercato azionario? In che senso? Le cripto possono bene rifugio, il mercato azionario con l'inflazione verrà impattato a sua volta perché tutte le aziende che. Um, ve la spiego. Allora, sostanzialmente, adesso ci sono molte aziende che sono molto sopravvalutate e hanno un, uh, dei valori di, uh, di mercato molto più alti dell'economia reale che stanno generando. Un esempio a caso, Tesla. Tesla ha un valore che è molto distante dal suo valore di ferveglio, cioè da quello che varrebbe l'azienda. Se queste aziende hanno dei debiti molto grossi e quindi dovranno a un certo punto ripagarli, e per ripagarli magari non hanno liquidità e quindi devono aprire altri debiti, beh, fra un po' i tassi di interesse aumenteranno, non si sa fra quanto, ma aumenteranno. E quindi ci sarà il rischio che quelle aziende lì non abbiano la liquidità per permettersi i nuovi um, prestiti che dovranno fare con dei tassi di interesse più alti. E quindi saranno in difficoltà e quindi il loro titolo calerà e quindi probabilmente potranno anche saltare aziende, nella peggiore delle ipotesi. Quindi inflazione che è legata ai tassi di interesse ha un impatto anche sui mercati finanziari. Mentre le cripto sono abbastanza aleatorie, sono abbastanza per i cazzi loro. Di conseguenza, diciamo che um, non è che ci sia tutta questa. Cioè, non lo so, sinceramente, io mi aspetto che le cripto aumentino, perché la gente si va a uh, rifugiare là, mettiamola così. Però, questa è la mia personalissima uh, interpretazione di come andrà. Non è detto che sarà così. <ride> ok, passiamo <a> <ride> alla, alla parte dopo. Uh, che è, cazzo abbiamo fatto già 43 minuti, bene, uh, anche perché poi voglio farvi vedere un video <ride> uh, che dura mezz'ora, di cui ho visto solo i primi sei minuti e già i primi sei minuti mi hanno triggerato abbastanza, ma voglio vederlo con voi proprio blind, tutto il resto, cioè senza aver visto cosa sia, e però dura mezz'ora con le stop e tutto, non so quanto ci impiegheremo, quindi andiamo avanti sulle altre domande di questa settimana, che appunto Matteo oggi su Telegram... Aveva eh, scritto appunto eh, se un'azienda è una SPA. Vabbè, eh, chi è sul ha su Twitch l'ha vista 60 volte. Se un'azienda è una SPA, è per forza quotata? Tutte le aziende SPA sono quotate? Come si fa a capire se un'azienda è quotata o non quotata? Bene, SPA vuol dire società per azioni, non vuol dire che sia quotata. Per essere quotata, c'è tutto un iter per diventare quotate, che è la puntata che ho fatto sulle IPO. Ed è una scelta del, delle aziende, da una parte. Dall'altra ci sono dei requisiti minimi per entrare in borsa e quotarsi in borsa. Ci sono borse differenti, ogni borsa ha dei requisiti diversi. Bene. Come si fa a vedere che è una società quotata? Bene. Andiamo a vedere assieme come farei io. Allora, al di là di questi che sono roba che vi faccio vedere dopo, questo qui no, è un paper di psicologia. Allora. Banalmente, un mio amico l'altro giorno mi ha parlato di una società che mi ha detto: Guarda, questa qui sta investendo, sta facendo cose fighe. E si chiama GB CBM. Eh, Chiamo anche Marina che non venga fuori qualcosa. Eh, che è una società mercantile belga, mi pare. Eh, se, mi pare sia si Commercial B. No, ah, no, BM CMB, perché è Belge è l'ultima parola è questa qua, come vedete già non ci sono, anzi torno indietro, come potete vedere qua, spero che si, si vedano le, <coughs> come si dice, si vede la, quello che vi sto facendo vedere? Sì, perfetto. Come potete vedere qua, eh, nella parte destra della, proprio della schermata di Google, ciao Simone, non c'è scritto una mazza. Se fosse una società quotata, come minimo avresti un trafiletto eh, su chi cavolo sono e su quanto vale il prezzo dell'azione, mediamente. Qua già non c'è niente. Clicchi dentro alla società e qua trovi robe. Se, tu, se si va a guardare sugli about o su uh, altre parti, non c'è niente che parli di, um, di investimenti o comunque di, 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 di cose quotate. Un modo per fare è, che faccio io spesso per vedere se è una società è quotata, è scrivere anche su Google Stock. Qui non, non viene fuori niente. Non vengono fuori. Dovrebbe venire fuori almeno la, la, la schermata di Google Finance in cui la trova in qualche mercato del mondo che vede veramente qualsiasi mercato e vi dice sostanzialmente se c'è. In questo caso qua si chiama c'è scritto stock performance. Però il problema è che la performance è delle stock. Cos'era? Nel 2012, mi pare si fossero quotati e poi non. Nel 2014 poi sono anche usciti. Se guardate altri dati da sto sito qui che non so cosa sia, ma che può darvi qualcosa. A quanto pare non c'è un prezzo di mercato Quindi non è quotata E questa è una Mentre se prendete una qualsiasi altra quotata Che ne so Nano no. Nano One Che è una società canadese Materials Come potete vedere Già c'è il trafiletto qua Per quanto Nano One Non la conosca un cazzo nessuno Se non io e altre 10 persone ehm. Ah fra l'altro è calato L'ultima volta che l'ho guardato Vabbè se vedete, ci sono già le informazioni sul valore azionario, e qua c'è già l'azione. A maggior ragione, se poi voi entrate dentro sul sito, c'è una sezione che dovrebbe essere sugli investor. Eccolo qua, investor. Perché le società quotate sono. Non so che non si vede perché è solo per Twitch. Il limite di Instagram è che non posso farvi vedere niente di, eh, che non sia la mia faccia, e di fatto, per quello sono passato a fare robe anche su Twitch perché, appunto, mi permette di fare queste cose. E immaginate le mie descrizioni. Comunque, sono dentro il sito di Nano One. Se volete seguire eh, quello che sto facendo. Dentro il sito di Nano One Materials, che è una società canadese che fa batterie, e ha dei brevetti interessanti su. Eh, come schiavo si chiama uh, Grafite? Mi sa che usano e, per fare. Sì, uh, Crystal Catiodi. Cat cat Comunque ha dei brevetti particolari per usare catiodi di grafite ed è molto efficiente, molto potente. l'avevo trovata qualche mese fa. E ha fatto effettivamente cacao fra novembre e dicembre. Stupidamente io non ho investito, però mio padre si sì, è fatto tanti soldi perché gli ho consegnato io, ma questa è un'altra storia. Comunque se vedete eh, c'è una sezione che si chiama eh, Investor perché tutte le aziende quotate sono obbligate a mettere, eh, come si a mettere una sezione Investor perché devono dare e pubblicare tutte le informazioni sullo stock e sulle eh, azioni e sui mercati. È un obbligo che hanno quindi ogni azienda quotata ha una sezione Investor sul loro sito. Se non la trovate vuol dire o che non sono quotate oppure che è quotata la capogruppo e voi state guardando una, una consociata che non è quotata. Ma magari la capogruppo lo è. Se è già la capogruppo e non lo trovate, no, non è quotata. Come potete vedere, eh, qua ha fatto abbastanza bene. Guarda qua. Non male, non male, bravi. E eh, Questi sono un po' assestati. Complimenti comunque a Nano, a Nano One, che è un'azienda che mi piace molto. Eh purtroppo non è difficile investire in questa azienda perché è quotata nel mercato Venture Capital canadese e quindi non è accessibile a tutti. E, e fra l'altro è accessibile su De Giro, ma quei maledetti hanno dei costi allucinanti e, um, perché costa un centesimo di dollaro canadese ad azione e le aziende quotate, aspettate che torno in faccia, le aziende quotate in Canada sul mercato venture capital cioè venture canadese quindi su aziende molto piccole e eh, venture quindi sono un po' delle scommesse sono tipo delle start up un po' più grosse hanno dei prezzi bassissimi quindi tipo costano 2 euro 2 dollari per azione un centesimo per, per azione di, di, di commissione è allucinante anche perché ne comprerete almeno un, non lo so 500 500 per un centesimo fa 5 dollari tacci loro <ride> cioè, non è poco va bene Detto ciò, NanoOne eh, fra l'altro è una bella azienda, ehm, se non fosse difficile investire su di loro lo avrei fatto già da Mo. E, ehm, cosa voglio dirvi? Quindi uno dei modi per trovare azioni, aziende, se sono quotate o meno, un altro modo è andare su Google, scrivere il nome dell'azienda, scrivere Investor Relations, che è appunto quella sezione, quel dipartimento obbligatorio per tutte le aziende quotate. Se trovate una pagina che fa questo, allora vuol dire che sono quotate, se non la trovate non è quotata. Questo è un modo abbastanza banale per, per farlo. Poi, volendo, ci sono metodi molto più: cioè, potete pagare misure camerali, cose varie. Bloomberg, tutti i vari siti specializzati. Se pagate, vi danno tutte le informazioni che volete. Questo è il modo gratuito per arrangiarsi. Bene, e questa è la risposta alla domanda di uh, Matteo. Dopodiché, dopodiché, è arrivata la domanda di Edoardo, che non mi ricordo più cosa mi ha chiesto, che era l'ultima che è arrivata stasera. Che mi faccia? Jacopo? Ciao a tutti. Eh, mi è venuto questo flash sui eh, discorsi legati alle criptovalute. Quindi si torna a parlare di criptovalute e la, la, la loro valutazione. Già che l'ho nominato, ma la diretta su De Giro. Quando la farai? Allora, quella, allora domenica torno prima di passare a questo. Allora, domenica torno a Londra. Eh, torno a casa. Spero per le 4. Dovrei atterrare a Londra alle e rotti. Mi hanno già detto che c'è una trafila allucinante per uscire dall'aeroporto, quindi io spero di essere a casa per la sera. Avevo pensato di farla domenica sera, però visto che è due mesi che non sono in casa, non so neanche come si è ridotta la casa, eh, fra l'altro perché il mio inquilino si è trasferito <ride> mentre io ero via, quindi non so come sia la casa. Volevo farla domenica, però penso che la farò settimana prossima, anche perché poi... Um, quindi weekend prossimo anche perché poi lunedì eh, rinizia la settimana ritorno a vivere a Londra vivo a casa completamente da solo in questo momento e quindi a me fa anche piacere fare live perché mi tengo compagnia con voi però io ho lezione dal lunedì al giovedì all'università alla sera quindi sono libero solo per ora finché non finisco l'ultimo term eh, in cui poi non avrò più lezioni sono libero solo al venerdì sera tutto il giorno in realtà venerdì, eh, sabato e domenica. Quindi questi sono i tre giorni disponibili per il momento. Quindi, o lo faccio il weekend prossimo, o sì, tendenzialmente il weekend prossimo, direi che lo faccio. E, ehm, e basta. Perché poi, fra l'altro, mi hanno attivato The giro, però non ho ancora aperto perché è stato pienissimo il lavoro, non ho avuto tempo. E anzi no, il weekend prossimo no, Ecco perché non volevo farlo Perché devo consegnare un essay per il lunedì dopo E quindi penso che sarò a bestemmiare davanti a Word eh, Per finire l'essay Se lo finisco per tempo La faccio do domenica prossima Se no la, la faccio O in settimana o il weekend ancora dopo Scusate per tutta l'attesa Ve la prometto da un mese se non di più eh, Ci ho impiegato un po' ad aprire il conto E poi ho anche tante altre cose Da seguire purtroppo Per fortuna anche e quindi devo incastrarla quando riesco insomma eh, cosa sta facendo all'università? psicologia, in questo momento sto facendo una seconda laurea in psicologia e quindi sto facendo un master in psicologia all'università di Londra ehm, bene passiamo alla domanda di Edo scusate mi ero perso un attimo ehm, così la prima ora l'ho dedicata tutta a voi ma non siete contenti che le dico le... tutto a voi il tempo Ehm allora, ciao Jacopo da tutti. Ok, sì, le criptovalute e la valutazione dell'azienda, Sostanzialmente la domanda di Edo qual è? Se per le aziende e per le azioni, anzi se per le azioni abbiamo le aziende come sottostante per valutare se vanno bene o male, con le criptovalute che sotto sostanzialmente non c'è una mazza, scusatemi, come facciamo a valutare il valore di una criptovaluta? E questa è una domanda interessantissima perché effettivamente le, um, come si chiamano? Le criptovalute non hanno una sottostante. Cioè, oddio, la sottostante è l'energia elettrica, se vogliamo, e, uh, e il costo dei computer, però non è una vera e propria sottostante, però non c'è una sottostante, non, non è legata a qualcosa. L'unica cosa che dà valore l'unica, cioè la cosa principale che dà valore alle criptovalute, è qual è la quantità che hanno e quindi il valore di mercato e l'incontro fra domanda e offerta. Quindi, prevedere il prezzo di una criptovaluta, è difficile. <ride> cioè, non, non, non è come un'azienda che tu puoi guardare dei bilanci, puoi guardare dei numeri e ipotizzare dici loro producono questo l'economia sta andando in quella direzione posso fare x, y, z no quelle criptovalute puoi dire finché Elon Musk sta zitto questa potrebbe crescere di questo coso se Elon Musk apre la bocca questa raddoppia perché è tutto molto volatile molto speculativo è tutto dato da quanta domanda c'è di quella valuta quindi se tanta gente la vuole ciao Luigi se tanta gente vuole quelle valute il valore aumenterà se invece quella valuta non se la caga un cazzo di nessuno, cala. Fine. È esattamente, cioè, tu, questa è l'unica parte economica delle criptovalute ed era uno dei motivi per cui non volevo fare una puntata sulle cripto o fare eh, come si chiama, contenuti sulle criptovalute, perché diciamo di economico c'è solo domanda e offerta. Tutto il resto è molto tecnico, se vogliamo, però non è che sia valutabile. Sì, si può guardare il trading quando si compra, si vende, le, le varie grafiche a candela, però lasciano il tempo che trovano e vanno bene solo per... Le... vanno bene. Possono essere utili se si, fa, se si fanno investimenti, cioè statisticamente con determinati pattern puoi guadagnare o perdere, o si muove in un senso piuttosto che un altro, però di fatto non puoi prevedere cosa una criptovaluta farà, puoi sperarlo. Uh, con cosa ne pensi delle cripto come Store of value uh, Non è meglio l'oro Allora cripto come store of value Cioè sostanzialmente come ci metto Le lascio lì Aumentano di valore Quando mi servirà un giorno Forse fra 30 anni Andrò a venderle Perché lo, lo faccio solo Cioè come bene rifugio Mettiamola così È meglio l'oro Ma in realtà Allora la differenza fra le criptovalute e l'oro, perché alla fine, come dicevo anche in altre live e in altri contenuti che ho fatto, le criptovalute di fatto sono delle commodities, solo che sono digitali, perché tu vai a estrarre qualcosa che non esiste e lo generi dal nulla, ma viene estratto con un rate costante e stabilito. Più o meno come l'oro, cioè se tu sai tutti i giacimenti di oro nel mondo, ipoteticamente, sai quanto puoi estrarre al giorno di oro, quindi sai quanto oro tu puoi generare nel mercato in base alla domanda e all'offerta trovi il prezzo più o meno è uguale l'unico problema è che loro se trovano un giacimento nuovo che nessuno sapeva dove cazzo fosse giacimento nuovo quindi c'è cioè, la quantità aumenta non sapevamo che quella quantità ci fosse e quindi il suo prezzo cala perché perché c'è una quantità maggiore a parità di domanda ma è già ok non sapevo che Edo fosse ricco. <ride> Scusate, mi sono interrotto, leggo i commenti. Quindi, eh, tecnicamente, le criptovalute hanno un'emissione costante a un certo punto, finiranno completamente il loro stock. Adesso, se non sbaglio, siamo a 18 milioni e rotti di eh, bitcoin, il loro cap è a 21 milioni. Quindi, siamo vicini, fra virgolette, a, al cap. Eh, ciao, Shambhala. Quindi di conseguenza ci si aspetta che lo stock rimarrà sempre, crescerà sempre più lentamente e quindi se aumenta la domanda aumenterà di valore. Mettiamola così. Questo però è sull'ipotesi appunto che la domanda sia crescente e continui a aumentare. L'oro diciamo che è più tangibile, ce l'hai in mano, nessuno te la può levare, non che le criptovalute sia diverso, cioè se te le metti in un wallet sono anche quelle tangibili in un certo senso. Se perdi il wallet è esattamente come perdere una pepita d'oro, l'hai persa, e hai perso i soldi. Quindi diciamo che sono abbastanza simili. L'unica differenza, appunto, è che se loro trovano di nuovi giacimenti cambia la quantità di domanda e di conseguenza, cambiando la quantità di domanda. No, scusate, cambia la quantità di offerta. Cambiando la quantità di offerta cambia anche il prezzo, abbassandosi a parità di domanda. Nelle criptovalute invece questa cosa è più stabile. Però, da una parte, l'oro è molto più capito nel mondo, anche dai Matusa, le criptovalute, criptovalute no. Se un giorno l'oro cioè te lo scambia chiunque, mettiamola così perché è un materiale anche per quanto poco è utilizzabile. Eh, anche in, nella produzione industriale eh, per fare anche semiconduttori o per fare cavi, queste cose qua. L'oro si usa come anche il platino, di conseguenza male che vada, qualcuno lo puoi vendere, che lo usa effettivamente. I bitcoin puoi arrivare a un punto in cui nessuno. Eh, vale, in cui nessuno li scambia quindi possono valere tantissimo ma se nessuno te li compra non valgono un cazzo eh, a differenza dell'oro che prima o poi qualcuno lo trovi che, che te li compra quello sì a livello teorico il, i, cioè, le criptovalute dovrebbero crescere in maniera più, più uh, elevata dell'oro e in maniera più costante perché l'oro potresti trovare nuovi giacimenti mettiamola così o puoi riutilizzarlo in un qualche modo però anche quelle tutte e due hanno uno stock limitato alla fine della fiera Bene, e quindi questa era la, la risposta, alla domanda anche per Edo. Che appunto chiedeva se, um, e ciao Rada Biliski e uh, che quindi chiedeva se si può fare più o meno come si fa con le azioni. No, ed è per quello che io, per esempio, non investo in, in oro e non in oro. <ride> in criptovalute sono sempre stato restio fino appunto a ieri che ho comprato. Um, cosa che cazzo si chiama? Ethereum. Eh, ma scusa, se, ti, eh, se tutti iniziassero a creare moneta come facciamo? Ma dipende se lo utilizzi la moneta. Cioè, nel senso che tutti possono anche iniziare a creare moneta, però se non c'è domanda di moneta, quella moneta non vale niente perché esse, alla fine la moneta di sottostante, anche la moneta che usiamo noi, gli euro, non valgono niente. cioè Non hanno un valore intrinseco, sono sostanzialmente basati sul fatto che ce n'è una domanda, il fatto è che. L'euro, il dollaro. Che cazzo di altra valuta c'è? Cioè, il, il GBP, il, il pound. Sono valute con corso legale, quindi i negozi sono obbligati ad accettarle. Cioè, se tu um, hai in tasca euro in, in Italia e bitcoin, se tu vai da uno e gli dici ti pago in bitcoin, cosa che non farei, però vabbè, lui può dirti di no e non accettarli. Se invece tu gli dici. Ti pago in euro, non ti verrà mai a dire di no, non può dirti di no, perché è la, la valuta in corso legale. Quindi quelle varranno sempre perché hanno corso legale. Tutte le valute cripto o non cripto che vengono generate valgono per la domanda che hanno. Se, se ne cresceranno tantissime e solo alcune hanno domanda, quelle che hanno domanda avranno valore, quelle che non hanno domanda non avranno valore. Comunque, scusatemi, continuo a darvi il, il fianco a voi di, di Twitch. Eh, che poi non credo che sia neanche il mio profilo migliore. Allora, eh, Luca mi chiede: e una volta che Bitcoin arriveranno a 21 milioni, cosa succederà? Eh, se ne potranno creare altre, allora, no, non se ne potranno creare altre perché a meno che non cambino il protocollo e l'algoritmo di Bitcoin. Ma no, non se ne creano altre. 21 è fisso. Come dicevo, sia in una live passata che anche nella puntata che ho fatto sui Bitcoin, quando arriveranno a 21 milioni diventerà una valuta un bene. In costante deflazione, ossia se ipotizziamo che la domanda è crescente anche solo per il fatto che aumenta la popolazione mondiale e magari un po' più gente vuole bitcoin, anche solo la percentuale di gente che vuole bitcoin è la stessa ma aumenta la popolazione quindi aumenta la domanda, in quel caso là aumentando la domanda aumenta il suo valore perché lo stock è fisso, quindi hai lo stock che questo qua che è fisso, se aumenta la domanda, aumenta aspetta la domanda com'è così, se aumenta la domanda... Hai il prezzo che aumenta, quindi aumentando la domanda, aumentando la quantità di persone, il prezzo aumenterà in maniera crescente in proporzione alla domanda, perché lo stock è fisso. Stock è fisso, l'ho già detto anche l'altra volta, scusatemi. <ride> le mie battute sono sempre le stesse. E quindi, essendo lo stock fisso, ehm, all'aumentare della domanda aumenterà il prezzo, ed è per quello che secondo me non può essere usato come valuta, non hai convenienza a usarlo come valuta. Perché chi è che si libera di una valuta? Chi è che si libera di un qualcosa che è in mano se sa che domani vale più di oggi? Ed è per quello che esiste l'inflazione, per incentivare le persone, spingere le persone a spendere i soldi oggi invece che domani, perché domani varranno meno di oggi, ed è per quello che chi vende vuole i soldi ora, perché il prezzo è fisso, chi invece eh, acquista, eh, gli conviene acquistare domani. No, aspetta, al contrario. A te conviene acquistare oggi? <ride> Aspettate un attimo, tanto una cazzata. Allora, se domani i soldi valgono meno, vuol dire che se tu acquisti oggi, no, esatto, domani ti conviene acquistarlo, perché i tuoi soldi valgono meno, ma il, la cosa che acquisti domani è sostanzialmente allo stesso valore nominale e di conseguenza costa meno rispetto a comprarla oggi. Chi invece vende vuole vendertelo oggi perché gli vale di più rispetto a quanto varrà domani. Mi ero fatto confusione. Ciao Filippo! Wow! Quanti punti esclamativi! Allora, poi um, Luca mi chiede: è già successo che una criptovaluta sia fallita? Non so se il termine fallito corretto. Intendo dire, non ne ho idea, no, non credo anche perché sono abbastanza recenti: ne stanno poppando come funghi ad autunno nel sottobosco, quando proprio è umido. Quindi ce ne sono tantissime. E però, no che io sappia, non, eh, non lo so. È eh, una domanda a cui non saprei rispondere. Che poi in realtà non è che fallirebbe Però si sì, andrebbe a valore zero Cioè nessuno vuole più scambiarla E la gente se ne libera E chi ce l'ha in tasca Non è se non c'è altra gente che la vuole Avrebbe in tasca valore zero Poi oh, se un giorno tutta la gente riparte che la vuole Chi ce l'ha in tasca può rivenderla Quando tornerà a avere un valore Tecnicamente una valuta non fallisce Al massimo non ha più domanda però Sì ci siamo capiti Bene queste erano le domande di oggi. Avete altre domande in relazione? Perché se no io passerei al video anche okay, perché abbiamo già fatto un'ora. Passerei al video: che fra l'altro, ho messo anche una configurazione dello schermo nuovo e poi mi dite com'è secondo voi. Eh, poi volevo utilizzare il mio iPad per seguire i commenti mentre eh, sono eh, con l'altro schermo. Così almeno ho l'ipad di commenti e vedo perché io vedo lo schermo con voi. Avendone solo uno in questo momento. però, gentilissimo Twitch non mi fa vedere i vostri commenti, figa. E <ride> quindi va così. Guarda che roba. Vabbè. Non vedo i commenti. Ottimo, eh, però vedo quanti siete, almeno quello. <coughs> va bene, va bene. Scusate questo intermezzo, per chi la vedrà indifferita, skippate. Allora, passiamo alla questione di oggi che è appunto il video che voi su Instagram non vedrete perché lo vedrà solo chi è su Twitch vi consiglio di venire su Twitch comunque trovate nelle, nella bio nella, del, del mio profilo di Instagram così lo vedete anche voi voi forse sentirete l'audio me lo auguro purtroppo non posso alzare il volume rispetto a quello che sentirete e, e quindi quindi sarà quello che sarà c'è un motivo per il quale Uh, alcuni, broker alcuni broker non consentono di investire in cripto, ci sono piattaforme dedicate. Allora, alcuni broker non, non consentono perché evidentemente non hanno possibilità di acquistarle, potrebbe essere, eh, perché comunque hanno dei canali loro di, di, acquist di acquisto eh, delle criptovalute. Eh, ci sono dei canali tutti loro e quindi può essere che quei broker non abbiano accesso al mercato di cripto e di conseguenza non le vendano. E sì, ci sono piattaforme dedicate e su questo però non so ancora rispondervi perché devo informarmi anch'io, perché mi è già stato chiesto anche dal mio cliente e quindi devo informarmi anch'io perché non conosco io attualmente, sto usando Revolut perché appunto alla Revolut c'è la, la questione che si possono acquistare criptovalute, però sono dei maledetti perché si sono presi il 3-5% sulla transazione, 3-5%. Che è tantissimo. Quindi mh, vorrei imparare anch'io a arrangiarmi eh, a comprare criptovalute, eh, a commissioni più basse e saperle gestire. Devo imparare. Mi, mi attrezzerò. Insomma, e vi saprò dire quando, quando ho fatto. Faremo una roba tipo alla di giro: cioè vediamo assieme come comprarle. Bene, detto ciò, andiamo a vedere il video. Allora. Uh, il video mi è arrivato su Telegram e non è su, su altre piattaforme quindi um, lo vediamo direttamente da, da Telegram. Um, ta ta ta, dovrebbe essere questo, ditemi se è partito. Eh, avete visto qua? A parte che adesso rivedete voi stessi la mia piattaforma, però è carino come fate così. Vabbè, torniamo di qua. Um, il video è qui. Aspettate, eccolo qua. Perfetto. E. Questo qui è il video che adesso metto in pausa e poi metto a tutto schermo. Allora, premessa eh, per IG spero che per Instagram spero che si senta, e voi spero che si veda decente. Vorrei tanto vedere i vostri commenti ma non riesco. <ride> che palle! Allora. Premessa, da dove salta fuori questo video? Eh, Luca ha messo un, ha dato un messaggio sul gruppo di Telegram dicendo, ho visto questo video qua, non, non capisco tutta la parte tecnica che dice, però se avesse ragione sarebbe un disastro. Ho detto, ok, vediamolo. Eh, anche se tendenzialmente mi triggerò molto facilmente se ci sono video e contenuti abbastanza, diciamo, sopra le righe. e tendenzialmente complottisti o comunque che parlano dei poteri forti di queste cose qua o dell'Europa poteri forti queste cose qui quindi diciamo che ho detto ok diamogli un occhio vediamo come reagisco ho visto i primi sei minuti dice delle cose che già dicevo santi Dio e poi ho detto ok voglio vedermi tutto il resto in live così me lo, me lo beccate così com come sono io non sarà un debunking, non voglio pretendere di essere un debunker, però lo vediamo assieme: vediamo cosa dice, come valutare quello che dice e dove trovare le informazioni per valutare se quello che ha detto è corretto o meno. Potrebbe dire anche cose correttissime. Io sento solo i primi sei minuti in cui dice delle cose un po' approssimative, un po' tanto approssimative. Però magari nei 24 successivi no. Bene, bear with me, spero che abbiate pazienza nel seguire questa cosa. Spero vi piaccia anche. Ciao Alberto. E ditemi. Per chi è su Instagram vi straconsiglio di venire su Twitch Così vedete anche il video e lo sentite con audio decente E basta Allora, vediamo un attimo Nel frattempo provo a Scusatemi, a ributtarmi su Perché mi darò Ah sì, sono live, esatto Sono live, però vorrei Vai la da dashboard Ok, qualcuno prova a scrivere un commento Così vedo se, se mi compare eh, Su, su coso eh, intendo commento su Bestemmia in diretta No, non bestemmia Però, ah ok, grazie <ride> Sì, mi arrivano i commenti Benissimo, grazie, grazie mille Quindi io riesco a vedere Se sono riuscito a fare questa cosa Riesco a vedere i vostri commenti sull'iPad E eh, qua riusciamo a vederlo assieme Allora vediamolo in tutto il suo faccione Colleghi alla diretta Sì, bravo nel mondo e altri dal okay. punto di vista economico ma per i riflessi politici che tutto ciò ha sul paese intanto allora, però che cosa penso ok aspetta un po' più indietro scusate con, sto cercando di beccare con il parlare sostanzialmente di quello che sta succedendo in questi giorni ok parla e su instagram riuscite a sentire che cosa vi sto per raccontare ditevi anche se i volumi vanno di bene te tra pochi istanti... Tanto finché sta dicendo queste cose che... Di, dai caro però, cioè, Io penso, sono lento con le live, però c'è gente che... Dai... E okay, di poter immediatamente partire senza ecco, bravo, ulteriori dai. indugi. Allora, eh, vi voglio parlare essenzialmente di quello che sta succedendo da un punto di vista economico, ma per i riflessi politici che... Ok, perfetto, Sul paese. Intanto vi stanno dicendo che questo governo nasce e non si può votare... Eh, lo stavo i soldi dell'Europa. Sostanzialmente, argomentando cuguri. che Vabbè, non è possibile votare durante una pandemia, fatto curioso perché hanno votato circa 40 paesi nel mondo e altri Beh. si stanno apprestando a votare, con questa argomentazione si ritiene che sia necessario formare un governo tecnico. L'altra argomentazione è il fatto, in vero curioso, che Beh. entrare in una cabina elettorale comporti dei rischi, ma se è una, una cabina nazionale, perché se è una cabina locale... Invece, questo pare come dire fermi il coronavirus. Io non parlo che di... okay, mi fermo già qua. Che parla sulla questione dell'andare a votare o meno a causa della pandemia. Ecco, qui secondo me si è perso dei passaggi perché il presidente Mattarella stesso ha detto che. Non si va a votare non per la pandemia, non solo per quello perlomeno, ma perché se si andasse a votare ci vorrebbero sei mesi ora che ci si organizza perché bisogna fare una legge elettorale, bisogna mettersi d'accordo, bisogna scegliere una data e noi ad aprile dobbiamo consegnare quel cazzo di recovery plan. Quindi se noi ad aprile dobbiamo consegnare la bozza del recovery plan e siamo incentrati a fare una legge elettorale con la gente che si scanna, con un Parlamento diviso... È abbastanza irresponsabile, cioè non riceviamo un centesimo di quelli che abbiamo contrattato sostanzialmente, ed è un pelo irresponsabile farlo. Quindi, Mattarella ha preferito avere un governo. E di fatti anche l'opposizione, che era propensa andare a votare perché sarebbe molto probabilmente andata al governo, alla fine ha capito che ci guadagnava di più ad andare avanti con un governo tecnico. Perché un po'? Perché, se no, siamo la canna del gas e non so dove finiremo. Ciao, Matte un po' perché non ci sono i tempi, non è che lo facciamo perché c'è la pandemia, ci sono state elezioni durante la pandemia, sia in Italia che all'estero, quindi non è quella la scusa, qualche politico magari avrà detto questo, ma non è quello il motivo, il motivo è che ci sono dei tempi per fare le cose, fra cui i tempi per consegnare il recovery plan, come cavolo si chiama, l'ha chiamato l'Italia, che poi lo vedremo perché l'ho tirato fuori per lo meno quello che c'era a gennaio adesso sarà ritoccato. E se fossimo andati a elezioni, questa cosa non sarebbe stata possibile e avremmo rischiato di perdere tutti i soldi. E un'occasione di avere 208 miliardi così, ciao Jess, sarà difficile che succeda di nuovo. E quindi diciamo che Mattarella, ma penso un po' tutti noi, vorremmo che quei soldi fossero presi e usati bene per il futuro e non buttati nel cesso. Di conseguenza, meglio avere un governo tecnico. Poi, cioè, Mattarella ha proposto un governo tecnico, meglio lo dico io, non è meglio per forza, secondo me lo è. Vedremo, anzi, vedremo. Però diciamo che già la partenza non è propriamente corretto quello che ha detto, cioè, non è che non si va a elezioni perché c'è la pandemia, non si va a elezioni perché ci sono dei tempi da rispettare e le elezioni ci avrebbero sminchiato questi tempi e avrebbero rischiato di perdere tutti i soldi. Um, non sanno neanche chi sia Rocco Casalino a Londra, rispondo alla domanda del cosa ne pensano a Londra i Rocco Casalino. Non sanno neanche chi sia, la eh, malapena sanno chi è Conte a Londra, figuriamoci Rocco Casalino. Um, andiamo avanti. I medici parlano di temi economici, e allora vi dico subito. Che quei soldi che andiamo a prendere sono soldi nostri e non soldi dell'Europa e già questo dovrebbe cominciare ad accendere la mente di qualcuno. Io non ho capito come questi dovrebbero essere soldi nostri e non dell'Europa, cioè parzialmente sì sono soldi nostri quelli che andiamo a usare perché quei soldi che l'Europa utilizza a parte sono soldi che ogni Stato mette e ogni Stato metterà nei prossimi anni. Assieme ad altri che raccoglierà, e assieme a dei titoli che ha emesso di debito, cioè quindi dei bond, sostanzialmente, delle, delle, delle obbligazioni. Eh, sono un diplomatico. Eh, delle obbligazioni che ha emesso l'Europa come Europa. Quindi abbiamo delle obbligazioni europee sostanzialmente. Dopo vediamo. Cioè, è proprio scritto esplicitamente sul recovery plan. Eh, non su su Next Generation EU è proprio scritto che ci sarà un borrowing da parte dell'Europa che faciliterà la ricerca di eh, investitori con dei tassi di interesse molto più bassi, perché si utilizzerà la credibilità dell'Europa invece quella degli stati singoli, e molti stati non hanno la credibilità che l'Europa tutta assieme avrebbe. E quindi ce n'è un guadagno. Cioè, invece che emettere dei titoli di stato italiani. Ah, grazie per il follow. Um, invece che emettere dei titoli di Stato uh, italiani. Si emettono titoli di Stato europei. Che hanno uno spread: cioè hanno un tasso di interesse più basso. Quindi, uno spread più basso, se vogliamo. Quindi, boh <ride> questa cosa del, sono i nostri soldi. Sì, parzialmente, ma mh, ok. Cioè, penso che Questa affermazione sia data, mh, non so supportata da chi dati, ma sia data dal fatto che l'Italia dà più soldi di quelli che riceve con l'Europa. Di conseguenza se riceve dei soldi e quei soldi saranno ridati indietro con tutti eh, i parametri che sono classici. Cioè le, attualmente ridiamo con l'Europa a tre fonti di entrata: i dazi che arrivano dalle importazioni, ehm, l'IVA, parzialmente. Li, una buona parte dell'IVA che noi paghiamo, che tutti gli stati pagano, finisce nei conti europei. Ed è per quello che è nata l'IVA nel 72, e ne parlavo sulla puntata sull'IVA. E eh, poi, per ehm, come si chiama il GNI che è eh, Gross National Income, quindi è eh, i ricavi nazionali eh, gross eh, porca vacca, non mi ricordo più l'italiano lordi. Ehm, che poi vediamo, volete, se volete, vediamo che cosa sono. E quindi sostanzialmente l'Italia si sì, mette dentro quei soldi, però vai. Andiamo avanti, se no non finiamo più. Quindi quello che sta succedendo è che il governo verrà sostanzialmente valutato come un bambino. Da chi? Ci saranno delle pagelle, cioè i famosi <ride> soldi dell'Europa verranno dati con le materie. Vi ricordate quando a scuola avevate italiano, matematica, geografia? Ecco, la stessa roba. Ci verranno, dati, ci verranno dati dei mm. voti da dei burocrati mm. non eletti da nessuno. Ecco, questa cosa sul non eletti da nessuno, <ride> voglio dire, dobbiamo eleggere anche i tecnici adesso. <ride> Già i politici salgono su senza nessun tipo di requisito vengono eletti e sono lì solo perché eletti anche se non requisiti. Dobbiamo avere gente eletta anche per fare le cose tecniche che dovrebbero essere quelli che hanno studiato e sono scelti per competenza e non per elezione. Però vabbè, su questo alzo le mani, cioè voglio dire che cazzo di argomentazione è. Però vabbè. E poi un'altra cosa, ma adesso continuerà su questo filone. Eh, la questione delle pagelle. Io non so dove cazzo abbia letto che c'è una pagella, cioè io immagino che dica questo perché ci sono dei pilastri entro cui stare, che sono degli argomenti specifici entro cui eh, la, eh, il Recovery Fund, Next Generation EU, Recovery Fund non è il suo nome vi deve essere usato, d'accordissimo, è vero, ci sono dei paletti, ma grazie a Dio aggiungerei io, cioè non è che puoi spenderli in porcate, e puttanate, cioè ci sono dei paletti fatti apposta perché l'obiettivo è il futuro dell'Europa e le prossime generazioni europee, se non metti neanche dei paletti la gente li spende dove cazzo vuole, è come buttare i soldi, cioè è come buttare dell'acqua su un secchio che ha i buchi e sperare che rimanga là dentro. cioè Devi verificare se non ci sono i buchi cazzo. Però vabbè. Eh, poi a me sembra, ma vediamo anche un po' più avanti, che interpreti tutta la situazione come se fosse una situazione da MES classico, cioè uno Stato richiede dei soldi al MES e quindi deve fare determinate cose. Chiederanno il voto A, il voto B o il voto C alle varie materie. E tra queste materie, la maestrina ci dirà: Hai fatto, hai tagliato le pensioni. Oh, che... Allora ti do un bel voto sul registro. Oppure hai allungato l'età pensionabile, ti do un bel voto sul lipo, registro. Con quelli oppure, parlano oppure, nel governo tecnico. Tra l'altro sugli immobili ti do un bel voto Beh. sul registro. Il linguaggio che usano è un... Ecco, gli esempi che ha fatto sperato ritornate un indietro che ci ho parlato sopra. Ma la tassa sugli immobili che cazzo c'entra col recovery plan? Cioè, che cazzo c'entra col next generation EU che è tutto incentrato sulla digitalizzazione, sulle infrastrutture, sul green, sull'avere un'economia rinnovabile e sostenibile? Che cazzo c'entra la tassa sugli immobili? Perché dovrebbe darti un più se metti la tassa sugli immobili? Non non, non Dove l'ha tirata fuori sta roba qua veramente non lo so, non lo so cioè non ha assolutamente senso sta cosa, l'ha tirato fuori giusto per rompere i coglioni perché devono controllarci non lo so, per motivi penso della sua dialettica, ma non è scritto da nessuna parte che verremmo valutati su queste cose e poi soprattutto all'Europa non gli frega un cazzo dove trovi i soldi gli interessano gli indici i parametri macro di uno stato, come tu te li gestisci all'Europa non gli frega un cazzo ehm um, Ciao, scusa, sono entrata adesso. Eh, cosa stai ascoltando? Ah, sto ascoltando un video. Così faccio recap perché è arrivato successivamente. Sto ascoltando un video che è stato caricato pad, sul gruppo di Telegram e eh, che mi era stato chiesto di vederlo per valutare se quello che è stato detto era corretto. Perché se fosse vero, sarebbe da mettersi le mani nei capelli da essere preoccupati per il futuro. E io ho solo visto i primi sei minuti. Dopo, quando raggiungeremo i sei minuti, oltre a quelli, io non so cosa dica. Ho uh, visto solo i primi sei minuti e già mi aveva caricato abbastanza. Ho detto lo, in lo guardo in live con tutti e lo guardiamo blind, quindi non so neanche io cosa dirà dopo i sei minuti. E vediamo assieme se quello che dice è corretto o non è corretto, e andiamo a vederci le fonti. E se vieni su Twitch, vedi anche le fonti, perché poi sto facendo vedere il video su tutto schermo e si sente. E tu stai sentendo. A proposito, su Instagram si riesce a sentire decentemente l'audio del, del video? chiedo. Vabbè intanto faccio ripartire. Allora ti do un bel voto sul registro oppure hai allungato l'età pensionabile ti do un bel voto sul registro oppure hai messo una tassa sugli immobili ti do un bel voto sul registro. Ecco due esempi l'età pensionabile le tasse sugli immobili che non so dove cazzo le ha tirate fuori perché non, non c'entrano una sega colossale con Next Generation EU e boh uh, Ok, eh, non serve che mi cerchi su Twitch, se vai sulla bio di Instagram eh, c'è il link a Twitch, c'è un campsite con tutti i link, c'è anche il link a Twitch e ci arrivi diretto. E quindi, eh, tornando al video, che cazzo c'entra l'età pensionabile, la riforma sulla pensione, il, i patrimoniali o comunque il fatto che, che tiri su soldi da... Boh, cioè... Sono informazioni buttate là che non, non sono legate minimamente con, con Next Generation EU. Um, fra l'altro, lo faccio vedere adesso, no, magari un po' più avanti. Quindi dico, boh, cioè che poi la riforma delle pensioni da dire, bisogna farla, non è che deve arrivare l'Europa, dovremmo già farla. Cioè se l'Europa ce lo dice non è perché sono stronzi, ma perché dobbiamo effettivamente fare una riforma delle pensioni, che è un'altra questione, perché... La pensione nostra, di noi che siamo qua, di, della nostra età, qualcuno ce la pagherà secondo voi? Io non lo so. Um. Va bene, Edo. Allora recupera quando puoi. E figurati per la risposta. E grazie mille per essere passato. E grazie anche per aver salutato quando sei andato via. <ride> che è una cosa che non tutti fanno e mi fa piacere, grazie. Bene, riprendiamo poi vi faccio vedere. Il linguaggio che usano è un linguaggio preoccupante, perché le parole hanno un significato. Per esempio, raccomandazioni, allerta, correzioni, uh -huh. sorveglianza. Potrebbero anche mettere doberman, filo spinato, oh, te, torrette di mitragliatrici <ride> e questo è il linguaggio che usano. È un linguaggio <ride> minaccioso, è un linguaggio violento, è il ricatto dei burocrati. Ve lo spacciano come Piano di investimenti pubblici. Fanno dei parallelismi con il piano Marshall. Scusate, ma voi avete percepito un tono minaccioso. A parte che adesso andiamo a vedere il sito dell'Unione Europea, così vedete esattamente quello che l'Unione Europea ha scritto sul sito in merito al recovery plan. Ma, vabbè. Eh, Doberman mitragliatrici, filo spinato. Mi piace questa, questo tono molto drammatico con cui vengono prese queste cose. c'è? dopo la seconda guerra mondiale ripartire il nostro paese. Anche allora non ci regalarono i soldi gli americani, chiesero in cambio delle basi militari, creando di fatto un paese occupato come siamo tuttora. <ride> Va bene, adesso mettiamo che gli americani che, che ci occupano. Sì, è vero, abbiamo delle basi americane, adesso chiamarci paese occupato, mi sono un po' tirata. È vero che col piano Marshall, a parte che non li abbiamo ricevuti solo noi in Italia, ma tutta l'Europa ha ricevuto soldi e gli abbiamo anche dato i soldi indietro, parzialmente e parzialmente ce li hanno condonati. Però vabbè. Va bene. Non vado avanti. Di fatto, però, quello che sta succedendo è che abbiamo due pesi e due misure. Perché? Questo Alessandro Valeria il su virus, Beh, il virus vale di più in Germania che in Italia. Da un punto di vista economico, sì. la motivazione del facciamo il governo Draghi perché così portiamo a casa i soldi dell'Europa. Sapete come viene chiamato il virus in Germania? Calamità. Sale sapete come viene definito invece per l'Italia? Eh. Grave turbamento dell'economia. Ora le parole hanno un significato. Esatto. Se io faccio una calamità, mm. è una roba tipo per esempio eh, un terremoto, un'alluvione. Sì. Invece un grave turbamento è qualcosa di passeggero, meno grave. Voi direte, stai facendo della semantica. No, sto parlando Sia di mai, denaro perché? Facendo semantica. perché tutto il settore fieristico, per esempio, della Germania, mm -hmm. quindi pensate anche a tutto l'indotto, fiere, ristoranti, bar, esercizi commerciali. Insomma, io ho girato l'Italia in questi giorni. Ho visto Roma, Roma mi ha messo il gelo nel sangue. Ho visto Firenze, Firenze veramente, sono rimasto senza parole. No, Ora, per chiunque mm -hmm. si renda conto di cosa sta succedendo nel nostro paese, non penso che sia solo un grave turbamento. Anche questa comunque, ah, grazie mille per il follow a ah, Filippo. No, comunque anche questa è totalmente retorica e creare un pathos del fatto siamo passati per Uh, e grazie mille anche a No, porca vacca, perché frasso sa, frasso, porca vacca, Lorenzo. Um, questa qui è totalmente retorica del dire io sono passato per Roma, sono passato per Firenze, anche voi che vivete in quelle città e vivete la sofferenza. Cioè, passa che per Padova, cioè anche Padova, cazzo, hanno chiuso un botto di, di negozi, fa tristezza, è vero. Però questo in realtà è solo pathos per generare un senso di siamo tutti nella stessa barca, stiamo tutti male che non c'entra assolutamente niente col discorso, ma è, adesso tutto questo lo sta dicendo per dire che la Germania ha messo un livello di gravità più alto rispetto all'Italia e questo ha comportato che hanno avuto dei fondi dall'Europa che noi non abbiamo avuto, che adesso ve li dice. Penso che sia una calamità come in Germania. Cosa è successo in Germania? Che cambiando le parole hanno dato contributi stato senza limiti. Mm -hmm. Tenete conto che fino al 31 dicembre del 2021, e questo non è chiaro a tutti i cittadini italiani, è possibile portare a casa dei contributi, delle regole particolari, che sono regole europee, per cui per esempio i costi fissi sono stati, diciamo, interamente coperti dalle leggi europee, per i tedeschi, ma non per gli italiani. Cazzata che <ride> cazzata fotonica non è assolutamente vera questa cosa adesso vi faccio vedere adesso citerà il, il fondo in questione e uh, ve lo faccio vedere perché poi me lo sono andato a cercare a parte che uh, quello che sta dicendo adesso potrebbe anche rientrare nel MES cioè il fondo salva uh, che era stato fatto appunto per, uh, per i costi sanitari del MES non mi ricordo il nome ci ho fatto anche una puntata quello è accessibile a tutti e serve per coprire tutti i costi sanitari da qua a. Mi pare che eh, alla fine del 2021, ma va anche nel 2022. Non mi ricordo come. Uh, Madonna, una memoria di merda. Ci ho fatto anche la puntata questa roba. Anyway, sostanzialmente lui viene a dire che per la Germania sì, perché ha messo la parola calamità, noi che abbiamo messo grave rischio economico, invece no. Okay, questa è la sua, eh, la sua cosa, la, la sua tesi cosa che non è vera perché tutti i fondi si applicano a tutti gli stati europei indiscriminatamente e fra l'altro non è a fondo perduto e illimitato questo fondo di cui sta parlando è limitato anche questo quindi è un cazzo vero che la Germania può spendere quello che vuole e invece noi no questa è proprio, non è vera adesso aspetto che dica il nome e vi faccio vedere sul sito dell'Unione Europea esattamente questa cosa cioè fino al 90% dei costi sono copribili con Soldi, diciamo, pubblici e capite che i costi fissi sono importanti perché se ho la luce elettrica, il riscaldamento, eh, gli affitti non sono costi, eh, fissi. insomma. Se avessimo le indennità su quelle cose lì, per molte piccole microimprese si chiamano costi correnti. Questi, comunque, questa cosa si chiama temporary framework, cioè sostanzialmente un quadro temporaneo di regole eccezionali che i tedeschi, ma anche gli austriaci e non gli italiani stanno no, usando durante la pandemia. La Germania. Andiamo a vedere questo temporary framework che ha citato questo signore, che, di cui non so il nome, non so chi sia, che titoli abbia. Andiamo a vedere che cos'è, chi lo sta utilizzando e da quando. Allora, a parte questo che è un paper che sto leggendo io, cioè un, un articolo che mi ha girato la mia professoressa di Developmental Psychology. Allora, questo qui è lo State Aid, che è tempor uh, temporary framework. Perfect. To enable member states for further support to uh, uh, support the economy in the COVID-19 outbreak. Vabbè. Sostanzialmente è un temporary framework che è stato fatto, un framework temporaneo, che è stato fatto eh, da, per tutti gli stati membri per coprire le, la crisi economica, del, cioè il supporto, per dare supporto economico per l'outbreak del del Covid-19. Bene, qua c'è scritto la, le varie robe, i vari cosi, se volete ve lo andate a leggere. Anzi, se volete potrei anche lasciarvi i link da qualche parte. Uh, questo qui è esattamente il comunicato della, uh, della Commissione Europea, European Commission. Benissimo. Sul uh, Comitato della Co European Commission si parla sempre dell'Unione degli Stati in risposta a una risposta coordinata per l'economia degli Stati membri. Um, the shock is affecting the economy uh, through different channels, uh, there is a supply shock, bla bla bla. Bene, the various uh, containment measures adopted by the state measure, cioè, si parla sempre di roba generale re relativa all'Europa, non a alla Germania e all'Austria, e si parla del fatto che uh, liquidity, vabbè, queste qui sono tutte le varie condizioni. Andiamo un attimo, che era un po' più avanti, c'era... Uh, need to close coordination, bla bla bla, EU state. <laughs> non to appropriate stated measures. Ah, fra l'altro, richiama il fatto che bisogna uh, utilizzare cose adeguate. E si parla sempre, come potete notare, di member states. Quindi tutti gli stati europei. Non c'è una discriminazione chi ha questo, chi ha l'altro, chi ha detto che. Um, fra l'altro, cazzo, non riesco più a recuperare la. Uh, la frase in cui c'era scritto che l'Europa sta passando tutta l'Europa in maniera indiscriminata sta passando una crisi economica che, che sta colpendo in egual modo tutti gli stati europei. Questo proprio a smentire quello che a me l'ha detto che l'Italia non ha usato la questione di calamità mentre i tedeschi sì, allora loro sì, noi no. Bene, questo qui è per dirvi al documento della, della Commissione Europea dove c'è scritto esattamente l'accordo che è stato fatto. Benissimo. Andiamo a vedere l'Italia. Questo qui è l'Italia. Uh, coronavirus Pandemic, State aid cases. Italy perfetto, quindi i soldi che l'Italia ha chiesto come parte del temporary framework, ma solo la Germania e l'Austria hanno chiesto questa cosa. Com'è che l'Italia? Scusatemi, eh. È da marzo del 2020 che chiede supporto e lui non sa niente di tutto ciò. Putt Nerva, cioè scusatemi, queste cose veramente. Basta andare sul cazzo di sito dell'Unione Europea, dove ci sono tutte le informazioni su tutti i bilanci, tutti i soldi spesi e chiesti. Santi Dio! E trovate. Ora sono orbo perché non vedo più una, una mazza. Quando l'avevo letto, che riuscivo ancora a leggere. Se voi guardate. Ci sono vari schemi che l'Italia chiede, vari soldi che chiede, tipo l'aprile aveva chiesto 50 milioni, poi 30 milioni, ciao Jonathan, eh, poi sei altri 70 milioni e poi iniziano ad arrivare le petonate da miliardi. Eh, C'è un qua 9 miliardi come umbrella scheme a maggio. Questa cosa qui della European Commission, quando è che è stata approvata? Uh, ah ok, marzo, perfetto. È iniziata ad essere in funzione dall'Italia, l'Italia inizia a utilizzarla da giugno. Fantastico. L'Italia è da giugno che usa sta cosa qua, solo la Germania e l'Austria, mentre l'Italia non usa queste cose qua perché a Firenze e a Roma è tutto chiuso perché a noi non ce li danno i soldi, tacci su, Dio Santissimo. Io la gente che dice queste robe e non si va a guardare le, le fonti. Mi... Vabbè, scusate, mi parte lembolo e mi contengo poco. Comunque, è da giugno che noi chiediamo questi soldi e continuano ad aumentare. 6 e rotti miliardi, 1 miliardo e 2. Dovrei andarmi a leggere perché alcune sono in realtà solo delle modifiche. Ciao Fides, delle modifiche dei, uh, dei soldi che l'Italia ha chiesto. Prima ne ha chiesto 6, poi passa a 9. C'è semplicemente scritto che invece che dargli 6 e 2 sotto forma di umbrella scheme, verranno date 9. Bene, le, gli ultimi soldi richiesti all'Italia sono stati il 19 febbraio, cioè quindi oggi, sempre parte del Theoreans, eh, del Temporary. Scheme. E come potete guardare, se guardate le date del, delle varie modifiche, delle cose approvate, praticamente ce n'è una ogni tre giorni, cioè è molto frequente. Questa è l'Italia. Andiamo a vedere la Germania, perché mi ero tirato fuori anche la Germania. Cioè di questa parte che avevo già ascoltato de del suo intervento, mi ero già andato a vedere delle robe, poi per quello che dirà dopo andremo a cercarle assieme. Non vorrei finire due domani alle 4 della mattina, però insomma... Eh, le cerchiamo assieme. Bene, la Germania. Anche loro hanno iniziato a marzo a chiedere cose. Eh, hanno due schemi. Bla bla bla. Tutte robe nazionali. Eh, richiedono 550 milioni garantiti dallo Stato. Eh, L'umbrella scheme che ce l'ha anche la Germania. Che parte però da più avanti. Quando è qua? Questo qui fa riferimento a questo. Cosa è giugno? Bene, eh, la prima volta se volete guardare che compare la parola eh, Temporary Framework. È a novembre. Chi è che ha chiesto prima i soldi all'Unione Europea e li ha ricevuti? L'Italia o la Germania? Santi Dio. E siamo al minuto 6. Al minuto 6. Fra l'altro, non so poi se più avanti andrà, già che siamo qui. Vedete lo schermo, vero? Sì. Che, che non stia parlando facendo vedere cose che vedo solo io. Eh, parlo per Twitch perché so già che su Instagram non state vedendo lo schermo. Allora, queste qui sono. Eh, ho preso quella lì proprio in italiano del piano di ripresa dell'Europa. Il piano di ripresa dell'Europa sono dei soldi che, appunto, è il Next Generation EU, di cui poi se, se viene menzionato qua, in cui sostanzialmente. Si vanno a prendere, cioè viene messo in maniera schematica quello dove i soldi andranno e come verranno gestiti. Perché? Perché c'è già un budget che va dal 2021 al 2027. Perché l'Europa, se non lo sapete, fa un budget di sette anni ogni volta. Ha dei budget di sette anni, l'anno viene fatto e approvato prima dell'inizio dei sette anni e aveva già un budget di espansione con queste tematiche, con le tematiche che sono all'interno del next generation EU. Però diciamo che sono rinforzate il Next Generation EU e sono anticipate nei tempi, quindi vengono stanziati più soldi ehm, di quelli che, che erano stati previsti. Le tematiche sono ricerca e innovazione ehm, portate avanti da, dal programma Orizzonte Europa, bene, transazione climatica e, eh, digi e digitali eque, bravo. Wow trasferimento in fondi, transazione giusta, vabbè, vabbè, programmazione dell'Europa digitale, ottimo, preparazione e ripresa alla resilienza attraverso il dispositivo per la riserva alla resilienza, il eh, rescue, che è legato appunto, sono eh, cose sanitarie in questo caso. Dopodiché, pacchetto eh, che finanzierà la modernizzazione delle politiche tradizionali e soprattutto le politiche di coesione, quelle lì agricole, che le, quelle agricole sarebbe ora di cambiarle, perché sono... Diciamo che è un tema molto molto tricky. La, la, le um, agricultural poli policies euro europee. Pare si chiamasse CAP uh, Community. Sì, Agricultural Policies, che era all'inizio. E la Francia è molto, si mette molto di traverso su queste cose. Ed è sempre molto lento cambiarle. Ora non ho più seguito poi le, le vicende. Adesso spero che sia un po' più eh, agile e azzilla la cosa. Quindi Parte va anche lì, e poi ci saranno anche lotte e combattimenti climatici, che ci va al 30% dei fondi europei su sta cosa, e la protezione della biodiversità e della parità di genere. Ora, in queste tematiche, vedete per caso, non lo so, le pensioni, l'allungamento della, della vita pensionabile, le tasse su, sulle proprietà? A me non sembra che siano tematiche coincidenti, però, oh, magari mi sbaglio io. Comunque, torniamo al video perché non so di cosa dica dopo. La Spagna, per esempio, ha dato 30 miliardi di contributi a dicembre, poi 12 a gennaio. Lo stesso ha fatto l'Austria, che comunque ha un 20% del PIL italiano. Noi facciamo le alchimie, usiamo i codici Ateco, usiamo tutte queste raffinati bizantinismi. Loro vanno al sodo, si prendono soldoni, sono euro come, come i nostri, e ottengono il 100%. Ascoltate bene, le imprese tedesche nel mm. settore ristorazione, indotto, eccetera, eccetera, si sono portati a casa il 100% del differenziale tra marzo e dicembre 2020. Noi facciamo quella manovrina ridicola del delta eh, aprile 2020 su aprile 2019. Per noi sono state briciole date ai piccoli imprenditori, per loro sono stati soldoni, hanno mm -hmm. fatto anche oh. il delta dei profitti tra il 2020 e il 2019, cioè hanno fatto le cose che io vi racconto da mesi. Non so cosa racconti da mesi. Comunque, che loro abbiano fatto queste cose che non so, non ho i dati per dire. Ottimo per, per la Germania e l'Austria. Ma il fatto è che poteva farle anche l'Italia perché ha accesso agli stessi identici fondi. Quindi io non capisco perché lui la giri come l'Europa non ci dà i soldi, sostanzialmente, e come se se li tenesse. E eh, quindi eh, la Germania e l'Austria sono, sono aiutate e noi no. Per me, solleva molto di più la questione che. Chi ha governato fino adesso ha avuto accesso a quei soldi là e non li ha fatti fruttare come dovrebbero, non li ha coperti in nessun modo o perlomeno non l'ha pubblicizzato in maniera adeguata se l'ha fatto, perché ha avuto lo stesso accesso, anzi abbiamo visto che ha iniziato a chiederli e a riceverli da ben prima, quei soldi là sono stati utilizzati, quindi... È vero, è questa cosa che la Germania e l'Austria sono state aiutate e noi invece andiamo avanti a politichine. Sicuramente le politiche utilizzate magari dal governo cioè precedente non sono state efficaci. Benissimo, chissà perché siamo con un governo tecnico, voglio dire. Poi c'è tantissima gente che ha apprezzato tantissimo il governo precedente, però diciamo che non era fatto da. Non lo so, da dal gota de, del, della gestione pubblica mondiale o comunque dai migliori gestori di, di cosa pubblica mondiali ed evidentemente nonostante i soldi siano sì, stati quelli che sono arrivati magari non hanno fatto tutto quello che dovevano fare però dal discorso suo sembra che l'Europa non dia soldi all'Italia e lo dà agli altri stati cosa che non è assolutamente vera perché l'Italia ne ha ricevuti di più di quelli che ha ricevuto la Germania e l'Austria che l'Austria la, fa il 20% del PIL italiano vabbè L'abbiamo ricevuto anche noi. Andiamo avanti. La domanda che mi faccio è: ma se gli altri sono così bravi? Mm. Pensiamo alle fiere, per esempio, o agli alberghi, per esempio. Cosa faremo noi? Andremo a fare le fiere che chiudiamo a Milano, a Bologna, eccetera? Andremo a fare le fiere a Düsseldorf o a Francoforte? Mm. La terza questione che vi voglio segnalare sui temi economici di questi giorni sono i famosi nodi. Del governo Draghi. Mm. Il primo nodo si chiama recovery plan. Questi termini inglesi che fanno credere che siano cose così, così belle, così meravigliose. Ecco, attenzione, sono quelle pagelline so, di cui dicevo lui. prima fanno sì che eh. chi è bocciato eh. non porta a casa un euro. Ok? Mm. Allora, le regole sono. Chiariamo questa cosa. Non è che chi è bocciato non porta a casa un euro. È chi propone un piano che non è in linea. Con quello che è lo scopo dei fondi, non li porta a casa, ma giustamente quei fondi servono per quale ragione? Per degli scopi. Se tu prendi quei fondi e li spendi per mangiarteli in altre cose che non c'entrano un cazzo, come ho sentito dire anche nei mesi passati da, dai vari politicanti che dicevano, da qualsiasi parte politica non me ne frega niente, che sostanzialmente, ah, useremo i soldi del recovery plan per fare questo? Dici No. Non rientra nelle tematiche del recovery plan. Eh, ah sì, copriremo questa cosa con il recovery plan. No, non rientra nel recovery plan. Non puoi coprire quella cosa con il recovery plan. Puoi coprire solo e esclusivamente quelle cose scritte nel recovery plan. No, scusatemi, nel Next Generation EU. Non possiamo inventarci noi gli accordi europei. C'è un piano, c'è uno scopo per cui sono stati messi quei soldi. Fra l'altro l'Europa ha anche imposto che debbano essere seguite le policy europee per ricevere quei soldi. Grazie a Dio aggiungerei, perché finora l'Europa ha elargito anche troppi soldi senza mettere il vincolo di seguire le richieste europee. E quindi portando un po' a uh, e quindi portando un po' um, come si dice, a vanificare tutti i piani europei perché ci metteva dei paletti molto larghi. e Questa volta ha detto no. Dobbiamo, it's now or never, cioè ora o mai più, e dobbiamo investire questi soldi in maniera efficace. Bene. Non possiamo incazzarci poi se li spendiamo dall'altra parte perché non si può. Non è una questione che ci mettono le pagelline. Non si può. È come dire io prendo un mutuo per la casa e me lo spendo per comprarmi la barca. No, hai preso un mutuo con la finalità di comprarti una casa e da un tasso interesse e delle specifiche legate al fatto che ti compri una casa non puoi comprarti cioè comprarti to, la playstation con i soldi del mutuo non puoi perché è fatto per comprarti la casa è la stessa identica cosa per i fondi europei se sono fatti per la digitalizzazione io per primo cittadino europeo italiano mi girano i coglioni se poi tu li spendi per buttarli in inefficienze dello Stato italiano. No, questi soldi servono per eliminare le inefficienze. Quindi sta cosa delle pagelline che non ci danno i soldi, se non facciamo quello che vogliono loro, mi fa girare i coglioni, sinceramente. Perché non ha senso, cioè, è un incazzarsi del fatto che eh, vogliono che tu sia virtuoso e utilizzare bene quei soldi che sono anche nostri, cazzo. <ride> Scusate. E si lamenta del fatto che sono controllati. Ma che di cosa stiamo parlando? Cioè, da una parte si lamenta che sono soldi nostri, dall'altra per lui sarebbe bene che li sperperassimo come cavolo vogliamo. Veramente, questa cosa, boh, non lo so. Ma andiamo avanti. Sono regole diciamo capestro, cioè tu devi venire, portare il progettino, fartelo approvare, applicarlo, rendi contarlo. Se sbagli una virgola, arrivano tutte le sanzioni. Ma le sanzioni qui sono diverse da quelle del passato. Dopo vi spiego meglio di che cosa si tratta il gravissimo errore è non avere capito vorrei capire Quindi quali sanzioni perché stimo, non, non è menzionata nessuna sanzione nella documentazione me la sono guardata velocemente devo dire ma non sono menzionate sanzioni cioè l'unica sanzione fra virgolette è che se non segui le robe non ti vengono dati i soldi perché non li stai usando per loro scopo o se tu vivi in un environment che non è in linea con la visione democratica e dello stato di diritto europeo non ricevi soldi, ma cazzo se esci dallo Stato di diritto perché dovrebbero darti i soldi se praticamente non stai, sei un anarchico all'interno dell'Europa? Ma vabbè, andiamo avanti. E non all'offerta. Cioè, il vero problema, per esempio, è che le priorità di come spendere questi soldi sono gestite dai burocrati europei. Ma voi lo sapete i famosi 200 miliardi a che cosa andranno per più della metà? Eh. Ve lo dico subito. Diccelo, per il 37% andranno eh. ad una roba che si chiama transizione ambientale. Ora, che cosa sia non lo so, probabilmente... <ride> che... cioè, scusami un attimo, tu mi stai venendo a dire che... Più <ride> di 36 miliardi. Andranno in una cosa che si chiama transizione ambientale. Cosa sia non lo so, ma di che cazzo stiamo parlando allora? Cioè Scusami un attimo, cioè, non so cosa sia la transizione ambientale, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma mi vado avanti. Chiamare con i <ride> mascetti che ci faccia una super cazzola. Eh? Cosa vuol dire transizione ambientale? C'è un paragrafo intero. intero ci no? stai sbattendo paccate di miliardi su quella roba lì. Eh? L'altro 20% si Ti... chiama. Transizione digitale, cioè, ci vogliono portare in quel mondo virtuale che io tante volte vi ho raccontato, <ride> Santo Dio, <ride> ok. Qui siamo ai limiti dei boomer. Cazzo. Cioè, scusami, cosa dovremmo rimanere? Con la linea in con la linea in rame, mamma mia! Io vorrei sentire. Cioè, vi prego, se mi trovate altri video di questa persona che mi parla di, del mondo digitale come lo vede lui. Vi prego, datemelo, che lo, lo vediamo assieme. Perché se la transizione digitale eh, ci porta in quel mondo che vi ho già raccontato. Io voglio sapere qual è il mondo che gli ha già raccontato. Qualcuno entri nel gruppo in cui sono e mi tiri fuori i video perché, perché io voglio sapere questa cosa, vi prego. Cosa. Eh, su quella roba lì esatto dannati millennials vogliono trascinarci in un mondo virtuale esatto tutti nel matrix santo dio va bene andiamo avanti madonna vuol dire che il 57% di, cosa sta parlando. di queste centinaia di miliardi esatto. verranno decisi da terzi che hanno altri interessi delle multinazionali Apple, eh, Twitter, Amazon. <ride> Spariamo social media a manetta. Che cazzo vuol dire? Lo decideranno terzi altri. Twitter, Apple, Amazon. <ride> che cazzo c'entrano con la transizione digitale dell'Europa? Cioè, se l'Europa, cioè se c'è qualcosa che l'Europa sta facendo in maniera intransigente è tassa, cioè, è multare a suon di miliardi, <ride> grazie per il follow a fede, è multare a suon di miliardi tutte le multinazionali americane che non pagano tasse e sto qua viene a dirci che la transizione digitale la faranno terzi, cioè il piano lo facciamo noi, santi ma ma sa come funzionano le cose? Mi c'ha veramente i coglioni. Ehm um... Mi non so, può usare <ride> che robe dei giovani, esatto, <ride> esatto. Eh, chi vigila su, eh, sul corretto utilizzo di, su questi soldi, sia in Italia che in Europa? Allora, chi vigila su questi soldi? Beh, l'Europa eh, sostanzialmente. Tutti i fondi europei sono, beh, ci sono. Allora, la gestione dei fondi europei è comunque seguita e si fanno degli audit, quindi vengono dati o a terzi, cioè a società terze che per conto dell'Europa fanno queste revisioni, oppure all'Europa stessa che ha dei dipartimenti interni all'interno proprio dei fondi, che guardano tutte le carte che gli mandi, tutti il cazzo di fatture e scontrini che gli mandi per verificare che tu stia pagando il giusto. Tra l'altro avevo avuto la fortuna di fare un, eh, uno dei corsi che ho seguito durante l'Erasmus in Polonia, era proprio sui progetti europei e il budget dei progetti europei, e avevamo fatto una simulazione di un progetto europeo. E veramente e la mia professoressa aveva lavorato con il fondo di sviluppo regionale, quindi aveva fatto queste cose, è stato molto molto interessante. Fra l'altro, ce ancora fra le amiche gli amici di LinkedIn. E, e sostanzialmente c'è un controllo da parte dell'Europa abbastanza massiccio in realtà di tutto quello che fai, perché i soldi dell'Europa, cioè i soldi dei contribuenti, non sono dell'Europa, sono nostri, perché i soldi dell'Europa sono soldi che arrivano tramite tasse, in un modo o in un altro, di noi contribuenti. Beh, ora io vivo in Inghilterra, non do più un cazzo all'Europa, però di voi contribuenti. E quindi l'Europa ci tiene che quei soldi vengano spesi bene. Ci sono poi del, delle commissioni sia a livello nazionale che a livello europeo che controllano. Il primo controllo verrà fatto sul piano che dobbiamo appunto che, che l'Italia dovrà portare ciao Andrea in, uh, al Consiglio Europeo o comunque a chi, chi per essi ad aprile, che era quello che citava Mattarella e quello è un primo screening cioè viene scritto esattamente come verranno fatti, che politiche l'Italia metterà in atto per portare a casa uh, cioè dove spenderà quei soldi con che politiche lo farà e con che piano immagino già il piano conosco i piani italiani, confronto i piani stranieri e da quello già decideranno se i soldi iniziano a essere smobilitati. Dopodiché, quando i soldi vengono utilizzati, è tutto rendicontato. Di uno dei motivi per cui il, MES non voleva cioè, il governo non voleva prendere il MES era perché con il MES bisognava rendicontare tutti i costi. Quindi non potevi usare quei soldi per coprire dei buchi da altre parti. Dovevi usarli solo per la sanità. E c'era il vincolo di dare gli scontrini, le fatture, che quelle cose che avevi acquistato erano relative alla sanità. Come Dio comanda, voglio dire, cioè, sono soldi nostri, ci mancherebbe altro che tu non te li spendi a USMA, li, ma per il loro scopo. Uguale per il Recovery Plan. Ora lo chiama Recovery Plan. Next Generation EU: quindi c'è un controllo su quello che viene fatto, ed è fatto da Super Partes. Che poi che sia l'Italia o che sia l'Europa, l'importante è che qualcuno, cioè, preferirei fosse l'Europa perché è più Super Partes e molto più intransigente. Però l'importante è che sia Super Partes e venga fatto il controllo. Comunque, veramente questa cosa da. Che, che spara du, i due fondi principali, che sono transizione economica e transizione ecologica, che sono robe. Non lo so, in un paese sviluppato, cioè in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti non lo so. Perché si sono sviluppati solo delle cose che piacciono a loro. È normale parlare di queste cose, cioè. È, si sa cosa significa. Io quando parlo con i miei colleghi. Cioè, nel senso, anche studenti, eh, chi studia con me o chi è con me, fa le cose con me. Ciao, Kate. Eh, di futuro. E si parla di transizione digitale ed ecologica. Ma noi, millennia, cazzo, quando parliamo di queste cose, sappiamo di cosa parliamo. Questo personaggio qui, evidentemente, non ha idea di, di cosa voglia dire futuro, perché. Il next generation EU sarebbe proprio per noi, cazzo, per la nostra generazione, per le generazioni dei nostri figli. Io non li ho ancora, ma vorrei averli. E vorrei che avessero un'Europa, un'Italia in cui vivere. Cioè, se un personaggio del genere mi dice che quei due pilastri sono parole per, per mettere Twitter e Amazon e Apple a scegliere come spendere i nostri soldi, vuol dire che non ha capito un cazzo, cioè, con tutto il rispetto. Per, cioè, però non ha capito veramente il senso di questa cosa qua e da dove nasce fuori e come ragiona l'Europa? Cioè l'Europa non più che altro io capisco come ragionano molti italiani che vanno dietro a queste cose, non si rendono conto che sono fermi agli anni 60, forse 50, mentre l'Europa è nel 2021 e 2021 vuol dire parlare sostenibile perché se fra dieci anni non è più sostenibile il mondo in cui viviamo, di che cazzo stiamo parlando? Vai, comunque Uh, stasera con questo video sta raggiungendo le stelle, grazie. <ride> io, ti, io lo ami benissimo. Mamma mia. Andiamo avanti. Apple, Facebook, Microsoft. Cioè, 25% dello Standard Four 500 e il 50% del Nasdaq. Che cazzo c'entra? le condizioni europei che poi le, le Stato italiano, capite? No? ci sono quelli che invece si allora? Innanzitutto non sono il 25% e il 50% del Nasdaq, perché ne ha citate 5 e non fanno tutta quella percentuale. Ma vabbè, al di là di quello, oh santo dio, ma Veramente, <ride> che cazzo c'entra prendere cioè dei nomi americani quotati e poi dire che sono quotati in America che non c'entra niente col discorso e dire che sono l'Europa al soldo loro? È così al soldo loro che gli hanno dato bastonate di miliardi di, di, di multe. Cioè, l'Europa al soldo di Apple. Bah, cioè ci sono sicuramente le lobby. Eh? Non sono qua a uh, difendere. Scusami la transizione digitale <ride> Sì, esatto. Dio Santissimo. Vabbè, andiamo avanti, allora, se no, finiamo più. Sono meni a... agricoli negli statisti al minuto 9: dopo aver fatto affari miliardari in borsa grazie al coronavirus. E dato che quei terreni, come io racconto, i miei romanzi di fantascienza servono <ride> per fare una scelta. Vabbè, in... ah e allora se le racconta lui sui suoi romanzi di fantascienza, allora è vero. Cazzo, Magia verso il cibo, ecco che allora capite che il prezzo delle materie agricole sale perché i terreni agricoli comprati da questi miliardari che fanno affari in borsa attraverso la digitalizzazione aumentano perché loro controllano la produzione. Cioè ha unito cose che non... a caso. Cioè la digitalizzazione, allora loro comprano i terreni con i soldi della digitalizzazione. E poi con i terreni, cos'è che fanno? Controllano il cibo? Non l'ho capita questa. Cioè, tornando indietro, scusatemi, sono perso. Apple, Facebook, Microsoft. Cioè, quelli che hanno preso il 25% dello Deve. standard pool 500 e il fatto affari miliardari. Aspetta, fra l'altro, hanno preso come se l'avessero l'assalto alla diligenza, cazzo, <ride> hanno preso, cioè si sono quotati e il loro valore è aumentato fino a... Santo Dio cosa mi tocca sentire? Hanno preso l'assalto alla borsa, sono entrati come dei pirati, dicendo Arr! Il... <ride> Lo standard impure è pure nostro. <ride> Mamma mia. La borsa grazie al coronavirus e dato che quei terreni, come io racconto nei miei romanzi di fantascienza, servono per fare una scelta, energia verso cibo ecco che allora cioè loro hanno comprato i terreni per fare la scelta energia verso cibo ok no vabbè mi sono perso cioè prezzo non delle materie agricole sale è, tro è troppo alto per, 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 per me per da questi miliardari che fanno fare in borsa attraverso la digitalizzazione aumentano perché loro controllano la produzione e ovviamente questo serve ad andare sul green poi, però scrivi nelle raccomandazioni che il 37% dei soldi deve andare alla transizione ambientale. Cosa voglia dire? È sospetto. <ride> Cosa voglia dire? È sospetto. La transizione ambientale vuol dire che abbiamo. Cioè, se lui avesse guardato il piano, c'è una parte che, di, di come si ricevono i soldi. Anzi, ve la faccio vedere. Cioè. Fra le varie. vabbè, qui è come sono spartiti i miliardi, appunto, c'è cioè il mercato unico, innovazione, agenda digitale, coesione e resilienza dei valori, bene, che buona parte, fra l'altro. Risorse naturali e ambientali, migrazione e gestione delle frontiere, benissimo, che vabbè, questo qui era quello che c'era già, di fatto, non fa parte Next Generation. Sicurezza, tutte queste cose qui erano il budget che c'era già, questo Next Generation EU. Su uh, resilienza, valori e coesione c'è il grosso in realtà della questione che è spartito qua in realtà nei vari piani, che sono appunto il fondo di InvestEU, Orizzonte Europa, che era appunto quello del digitale, sviluppo rurale, fondo transazione giusta, Just, non so cosa sia nello specifico, eh, React, che è appunto quello sulla resilienza, e l, um, anche altro resilienza. Vabbè, comunque, sono i vari fondi che sono ripartiti per le varie cose. Come si finanzia l'Unione Europea? Allora, adesso si sta finanziando con i dazi doganali, come dicevo prima, con i contributi derivati dall'IVA e dal reddito nazionale lordo. Boh. Le prossime cose che saranno saranno un prelievo sul digitale, quindi tutto il digitale che faranno è perché ci sarà un'entrata anche di tasse da quella parte là, e dal meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle frontiere. Perché una cosa, appunto, la transizione ecologica è, è portata a ridurre le fottute emissioni di CO2. Non è una parola buttata lì ad cazzo, giusto, per fare la super cazzola. È fatto per avere un mondo sostenibile. Di conseguenza è una transizione a vivere in un mondo ecologico e sostenibile. E di fatto ci saranno sanzioni legate a queste cose qua e sarà un modo per l'Europa le, di finanziarsi in questi anni. Fra l'altro c'era anche, sì, sistema, no, vabbè, scambio quote, eh, imposta sulle transazioni finanziarie, vabbè, bla bla bla, 2024, ma ok quello tanto a livello europeo. Eh, contributo finanziario al settore, eh, ok, cos'è che era questa qua? Eh, noi fronti di entrata, ok. C'era anche l'imposta sulla plastica, dove cavolo è che avevo letto? Perché c'è fra le varie entrate che erano proposte una, una tassa legata all'utilizzo della plastica e quindi anche quella transizione ecologica, perché quei soldi lì poi appunto vengono girati per l'abbattimento di tutte le cose non rinnovabili. Scusate che leggo. Uh, è chiaramente una super cazzo. Uh, non ho capito. La scelta: Ah, sì, cibo energia versus cibo. Cosa intende? Guarda, sono rimasto fermo anch'io a pensare a questa cosa. Penso che intenda. Che la, um, Ciao Laura, che lo spazio, cioè, nel senso proprio del suolo. Lo puoi utilizzare o per fare energia o per fare cibo. E penso che sia che le grandi multinazionali di sti americane hanno comprato terreni perché lì li utilizzeranno per produrre energia invece che per il cibo controllando sostanzialmente la cosa penso sia questa, ma penso faccia riferimento a degli altri video che ha fatto che non abbiamo visto uh, credo uno scenario tipo Matrix in cui la macchina inizia, eh, sì ma sai che stavo pensando anch'io alla cosa del Matrix in cui siamo nelle case, nel, nelle città chiuse e fuori da queste città ci sono le macchine, cioè no, siamo nel Matrix con tutte le macchine che fanno le cose, vabbè Uh, effettivamente, visto il tipo potrebbe avere sì, sì, beh, potrebbe esserci. tuttissima Matrix. Beh, torniamo a quello che dice il nostro amico: Ma certamente non sono cose che abbiamo deciso noi. Loro ci dicono cosa dobbiamo fare. Si chiama avanzo primario: cioè, mettere più tasse delle spese. Cioè, aumentare le tasse e tagliare le spese per la povera gente. Eh? Non ho capito questa, questa cosa che ha tirato fuori. Scusate, devo riprenderla, perché ha messo delle cose assieme che non c'entrano niente, non, non capisco il legame che hanno realizzazione. Aumentano perché loro controllano la produzione, e ovviamente questo serve ad andare sul green. Poi, però, scrivi nelle raccomandazioni che il 37% dei soldi deve andare alla transizione ambientale, cosa voglia dire? È sospetto. Ma certamente non sono cose che abbiamo deciso noi. Loro ci dicono cosa dobbiamo fare. Si chiama avanzo primario. Cioè, scusate, eh, cose che non abbiamo deciso noi, loro ci dicono, a parte che non è un cazzo vero, perché è una roba... Cioè, questa cosa che l'Europa è esterna a noi, è una stronzata. Cioè nell'Europa ci sono anche i nostri ministri, no... c'è cioè, il nostro premier. Quelle cose che hanno deciso le hanno deciso tutte, c'è cioè, l'Italia. Fa comunque una buona parte della popolazione europea quando parla, non è che sta zitta, china e dice: Sì, va bene. Cioè, leviamoci questo concetto di Europa, che è una cosa terza che decide e noi subiamo, è pieno di italiani nelle amministrazioni europee. Cioè, si pensa a livello globale di Europa e si pensa al futuro delle dei cittadini europei. Se lo decideva l'Europa o l'Italia, beh, l'Italia ci saremmo arrivati nel 2070, forse, alla transizione ecologica e digitale mentre gli altri a lei. Quindi, cioè, secondo me veramente è un gap generazionale che io non capisco, perché nei discorsi della nostra generazione è normale pensare a quei temi e grazie a Dio che l'Europa li sta implementando, perché se dovevamo aspettare la classe politica nostra non era mai ora. Vabbè, e comunque voglio capire questa cosa ultima che ha detto perché non, non ho capito questi legami del disavanzo prima cioè del eh, co cosa che ha detto risparmio e cioè mettere più tasse delle spese cioè aumentare le tasse e tagliare le spese per la povera gente aumentare le tasse più tasse e meno spese Ma se stanno spendendo 206 miliardi solo in Italia e 750 miliardi in più in Europa, non ha, eh? ha appena detto che ci sarà una transizione con determinati temi in cui spenderanno miliardi che sono in più al budget europeo già approvato l'anno scorso perché partiva da quest'anno, e mi vieni a dire che ci sono, tagliano le spese e aumentano le tasse. Cioè, aumentano sicuramente le entrate, perché trovano altri modi per avere entrate, niente da dire. Che non è detto che le paghiamo noi, potrebbero pagarle anche persone fuori dall'Europa. Eh, perché le, soprattutto le questioni legate a, uh, alle emissioni sono derivate magari delle tasse che vengono fatte pagare a società straniere che vendono in Europa e dicono: voi non avete questi parametri, vi facciamo pagare una tassa perché non siete ecosostenibili. Che cazzo, ne so! Cioè. Non è detto che le paghiamo noi. E poi ci sono tanti modi finanziare, ma fra l'altro sì, ok, aumenteranno in parte le entrate, quindi le tasse in qualche modo, o per i cittadini o per le imprese, o per chi per essi, va bene. Ma le spese ci sono, anzi, stiamo prima spendendo e poi piano piano aumenteranno le entrate, che poi è da vedere come arriveranno, con che impatto, cosa incideranno, sarà da vedere anche l'Italia come le, le implementerà. Perché poi, voglio dire. L'Italia è piena di tasse, ci sono altri stati che non sono così carichi. Ciao Ricky. Ah, per chi restare fosse su Instagram siete pochi, immagino anche perché stiamo vedendo un video su Twitch e lo stiamo commentando. Io spero che si senta l'audio, così almeno sentite l'audio. E um, così giusto per capire perché io sto parlando in me, a una voce, perché stiamo vedendo un video su Twitch. Se venite su Twitch lo vedete. E per quello c'è anche poca gente su Instagram perché ce n'è di più su Twitch. Um, comunque... Ora che ci penso, ha la faccia che è un mix fra fantasie e di pre. <ride> di pre non, <ride> non ci avevo pensato. Avevo pensato più a Pozzetto io. Allora, uh, la parte preoccupante è che questo video gira girando da fake news. Aspetta, notate che sono fra dislessico e orbo. La parte preoccupante è che questo video gira da fake news e potrebbero modificare le opinioni di molta gente che in primis ci capiscono un poco l'economia. Sì, sono d'accordissimo sono d'accordissimo. E difatti, ehm, scusate, che il naso nel frattempo. Difatti, Luca, quando me l'aveva girato, ha detto: Guarda, io l'ho visto, non, non ho le competenze per capire se quello che dice è vero o, o, o falso, ma se quello che dice è vero, è preoccupante la cosa. Ho detto: Vabbè, vediamolo e vediamo di capire. E io ho visto solo i primi sei minuti adesso stiamo vedendo con voi gli altri. <ride> e mi sembra che sia un pelo giusto, un pelo poco informato su come le cose siano concretamente, perché ha sparato dei dati che non sono reali, che la Germania prende soldi, l'Italia no, quando l'Italia ne prende più della Germania. Ha sparato che... Uh, cioè, ha detto questi soldi che non hanno un fantomatico transizione ecologica, una fantomatica transizione digitale, che dici, ma tu in che anno vivi che non sai che cos'è la transizione ecologica e la transizione digitale? cioè il fatto che magari non dobbiamo rimanere fermi alla DSL, ma magari se passassimo alla fibra, se fosse raggiungibile per tutti, potremmo anche lavorare da casa tutti, per esempio, oppure raggiungere anche le valli più disperse dell'Italia e anche lì puoi avere delle aziende digitali che funzionano in un contesto anche più economico dove farle andare e che adesso non possono farlo perché non gli arriva internet. Io penso sempre a Sabaku, che abita in mezzo ai campi e ha dovuto trasferirsi per avere una linea per fare anche le live. Comunque mi soffio il naso e intanto... <ride> e dopo... E mi scuso per <coughs> il fatto che mi soffio il naso. Bene, andiamo avanti. Vorrei capire questa questione del che ha parlato anche dei soldi che entrano, cose che escono. Quarto e ultimo argomento. Di Grazie, oggi. madonna. La chiamo la resilienza del condominio. Resilienza, questa parola mm -hmm. meravigliosa che piace tantissimo. Penso che alcuni sappiano cosa voglia dire in italiano, ma certamente noi l'abbiamo usata per darci un manto di prestigio perché il condominio? Perché noi in Europa viviamo in una specie di condominio in cui sostanzialmente tutti dobbiamo costruire, insomma, questa grande casa. Peccato che le regole che stiamo per applicare siano regole. Ascoltate bene perché non le avete sentite da nessuna parte queste cose. Mm, Nel condominio. Tra... Aspetta. Non abbiamo sentito da nessuna parte queste cose, perché cazzo, allora? Per fortuna. Cioè, madonna. Forse perché sono delle cazzate, però vabbè, andiamo avanti. noi dobbiamo pagare, ma la ristrutturazione del nostro appartamento è un punto di domanda. Ma anche la ristrutturazione del tetto sopra il nostro appartamento è un punto di domanda. Eh? Cioè, noi dobbiamo pagare la ristrutturazione, ma la ristrutturazione... Non, so non ho capito. Poi non capisco perché i soldi che arrivano che sono dei soldi che arrivano, intanto arrivano, poi scompaiono noi paghiamo e basta, e non ci arriva niente, a seconda di quello che gli conviene. Vabbè. E cerco di spiegarvi meglio. Allora, c'è una roba che si chiama PNRR, che vuol dire Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa meravigliosa Sì, oh. ce l'ho! <ride> l'ho beccato prima. Aspettate un attimo. Uh, Ministero, quello qua, il PNRR, è questo qua. Che però è di gennaio. Quindi eccolo qua. PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza. Che, però, in realtà gli ho dato una letta e ci sono poi tutte le varie. Um, I vari segmenti e le varie sezioni. Scusate, con anche dove vanno i soldi di cazzi, e mazzi. E Curi senza cazzi. E, e poi qua c'è appunto su ogni sezione c'è scritto dove vanno i soldi. Ma diciamo che è un po' una super cazzo, nel senso che è molto, molto, come si direbbe in inglese high level. Quindi ci sono informazioni molto generiche che non dicono molto di quello che, che si farà di concreto dentro. Bisogna essere abbastanza onesti. E, per esempio, quello che mi interessava di più era inclusione e coesione, che è abbastanza boh. Um, no, scusa, sì, esatto. È abbastanza cioè tutto e niente come nome. E appunto dentro c'è scritto che ci saranno ehm, tot miliardi per le politiche per il lavoro, altri miliardi per infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Se voi andate a leggere sostanzialmente allungano un pelo, ma non è che dicono più nel dettaglio cosa intendono per politiche per il lavoro. Possono essere politiche, wow, possono essere politiche, siamo al punto di prima, abbiamo buttato i sogni al cesso, quindi è da vedere tutto come viene fatto. <coughs> Quello più che altro che... Ho punto di domanda, infrastrutture sociali, cosa intendono se siano proprio legate anche a disabilità, a queste cose qua. Che effettivamente devo dire che avendo io una disabilità nell'apprendimento, cioè sono dislessico e quindi ho delle disabilità, in, Re in Regno Unito ricevo dei soldi perché sono considerato un disabile per quello che concerne ovviamente la mia disabilità. Quindi all'università ho, eh, ho sostegno. E, e mi danno anche economicamente, mi aiutano, cosa che in Italia, per esempio, io ho fatto l'università, vabbè che anche, vabbè, lì è una storia lunga sulla medislessia, ne parlerò un giorno se vorrete, e magari farò un video se a qualcuno interessa, però per esempio in Italia io non ho mai ricevuto una mazza per questa cosa, mentre nel Regno Unito sono trattato, di, sono veramente su, eh, come si dice, sul velluto, mi portano. Per questa cosa qua, e sulle disabilità c'è tantissimo stress all'estero, in particolare nel Regno Unito, ci sono tantissimi fondi, tantissimo sostegno e tantissimo aiuto. Che in Italia non ho visto così forte, ma anche perché non, non ho contribuito. Quindi, se ci fossero cose che aiutano molto più la disabilità, sarei molto contento, fra l'altro. Per, per chi insomma so co cosa vuol dire nel mio piccolo e comunità, terzo settore famiglia sono contento però è molto generico e poi eh, appunto coesione territoriale mh, soprattutto piani per il sud che è interessante però appunto è tutto da vedere come li spenderanno <coughs> tu, 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 avete scritto qualcosa? Uh -huh -huh. <ride> alla fine gli diamo la pagella <ride> va bene ehm <ride> um, sì esatto, fortunatamente abbiamo sentito da altre parti Bene, quindi qui, questo qui è il piano, lo trovate eh, proprio sul sito del MEF C'è questo piano su come oltre 300 miliardi, perché poi ci sono parte dei soldi che arrivano dall'Unione Europea E altri che comunque lo Stato stanzia di suo su queste cose Però lascia un po' il tempo che trova perché è del 18 gennaio, era prima della crisi tra l'altro eh, È cambiato il ministro dell'economia Non avevo una grandissima opinione del ministro prece dell'economia precedente, ve lo dico sono molto curioso di Franco, di, del nuovo, um, quindi vedremo com'è e questo qui quindi è molto indicativo e vale quello che vale. Però insomma vi fate un'idea che l'Italia ha questo piano che è tripartito, se voi guardate fra l'altro i vari progetti sono esattamente i progetti europei. Cioè sono è, spaccato come le direttive europee, ma non perché ce le impongono dall'alto e tutto, ma perché il budget europeo figa che abbiamo firmato anche noi come Italia... Lo prevedeva già, è solo che è stati incrementati i soldi, vista la pandemia. Si è detto: OK, forse è meglio se anticipiamo di qualche anno i progetti che avevamo perché è già tardi. Che è stato bene dal nostro punto di vista. Dai, torniamo al nostro amico. Ogni anno la Commissione europea intende sostanzialmente dagli stati tra dei documenti programmatici di bilancio e poi a luglio arrivano le famose raccomandazioni. Voi dovete sapere. E questo ne avevo parlato quella volta che ho eh, sulla puntata che ho fatto speciale um, sul eh, che cosa significa eh, manovra di bilancio. Eh, che parlavo appunto di queste cose qua. Che c'è, perché una volta il, il bilancio veniva fatto con questa frequenza e con questo schema, è stato fatto perché l'Europa lo richiedeva e grazie a Dio, così almeno abbiamo avuto delle date entro cui fare le cose. E dà delle raccomandazioni: che le raccomandazioni si possono prendere come non prendere, perché non sono imposte e bene o male sono fatte perché per dare uno sguardo esterno per un di più, non è che sono fatte per bastonare e dire se dei deficienti magari lo dicessero, magari implementerebbero le robe anche meglio però sì, adesso non so come ne parli delle raccomandazioni ma mi aspetto che, che le veda in, da un punto di vista dittatoriale, eh, cosa che non sono e il fatto che queste raccomandazioni gli stati in buona parte si sono fatte delle classe risate o comunque dai Esatto. Cioè siamo un po' giocato tutti hai <ride> cagato? sì, sì francesi, Sì, sì ora, è Ora. Le regole che furono stabilite all'epoca, di fatto, oggi comportano delle cosiddette country recommendation, cioè raccomandazioni di paese. Ma qu no. <ride> Scusate, quella era country recommendation. Country recommendation. Scusate, lo possiamo ascoltare, non solo gli italiani, anche i tedeschi, i francesi ora, le regole che furono stabilite all'epoca, di fatto oggi comporgono delle cosiddette, cioè raccomandazioni di paese, okay. ma è la e che cosa dicono queste raccomandazioni per l'Italia? Dicono sostanzialmente che uno bisogna tagliare le spese, per esempio, è scritto, ma eh, non mi sto dicendo delle cose inventate, le pensioni e bisogna aumentare le entrate. Scritto, non mi queste raccomandazioni per l'Italia eh, dicono sostanzialmente che uh, bisogna tagliare le spese, per esempio, ah. scritto, eh, non mi sto dicendo delle non serviva l'Europa. Eh. Cioè, non, non vorrei così eh, rompere un po' le roba nel paniere. Però, lo dicono tutti dall'ox, l'Europa, tutti quelli che. Anche i tecnici che hanno, o anche tutti i vari che sono stati chiamati in causa, eh, per Vedere la, la spesa fra gli altri Cottarelli Il mio amatissimo Cottarelli Ha detto esattamente le stesse antiche <ride> cose Però se le dice l'Europa eh, Sono gli stronzi Cottarelli han detto, hanno detto Grazie a Cottarelli per il suo tempo Per il suo studio eh, Apprezziamo molto il suo lavoro E non hanno fatto un cazzo <ride> Per seguire le raccomandazioni Cottarelli Va bene uh, Basta scrivendo Aspettate un attimo Ah, sentite il suo audio distorto? Aspetta, l'audio di chi sentite metallico? Ah, l'audio del video è disturbato? Ma può essere che... Eh, ma provo a abbassarlo un pero, non vorrei che clippasse. Facciamo un fondo dedicato per ah il suo ah di fantozzi <ride> ok <ride> ok eh, forse ok grazie a me lo avete detto se me ne sono andate prima l'aggiustavo eh, abbasso un po' il suo vediamo come va casomai mi dite inventate le pensioni e bisogna Quando? aumentare non le mi entrate scritto non mi sto inventando delle cose si chiamano case si chiamano eh, estimi catastali, allora adesso ragazzi, ma c'è nessuno che ha pensato a cosa servono tutte queste cose del 110% perché bisogna rivalutare il catasto? Perché gli italiani sono proprietari in larga parte di case e se tu rivaluti il valore delle case, guarda a caso c'è scritto: non mi sto inventando niente, le raccomandazioni dicono: aumenta le tasse sulle successioni, sulle case, su quelle cose lì. Mm -hmm. Per fare che cosa? Tecnicamente si chiama avanti su cui fra l'altro io non sono d'accordissimo. No. però bisogna vedere anche quelli a livello europeo effettivamente perché so che le erano state messe sono state tolte non lo so io non sarei proprio sulle, sul tassare i patrimoni queste cose qua però <coughs> e lo dico contro il mio interesse perché non ho patrimoni né niente uh, sempre male uh. No, spegnere e riaccendere proprio no Ma dici l'audio o il computer? Cioè, no, spegnere e riaccendere. no Che poi, chi ne so Vabbè, prova a abbassarlo ancora un pelo ba Basta che non clip io però Ditemi voi Non più che altro perché la, la qualità Il video ha una qualità bassa E quindi E quindi va un po' così Ah, dici il video Perché magari è calata la Aspetta, quant'è che siamo? No, figa, ho messo 5 minuti. Quanto eravamo arrivati? No, comunque dai, ci abbiamo un po ok, per me lo chiama avanzo primario, cioè la differenza tra le tasse e le spese di uno comportano delle cosiddette campion recommendations. Cioè, che <ride> okay, su campion recommendation tornerai? Uh, ok, provo a far ripartire il video. Ma siamo a 12 minuti e 24, così ci siamo. Ciao, storia, arte e filosofia. Uh, A ah, vedo che non mi sta seguendo più una mazza di nessuno su Instagram, quindi quasi quasi lo spegnerei così. Mi concentro solo su di voi. E, mm, pa, 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 pa. Allora chiudiamo il video. Dite, di quindi facciamo così: chiudiamo il video. Poi cento, se, se vi siete aumentati su, su Telegram nel frattempo. Uh, dopo vi do il benvenuto, allora facciamo la Valgienia. Chiudiamo proprio Telegram e rifacciamo. Anche se dubito Ma è solo alla adesso che ha iniziato a peggiorare l'audio O Questo O mh. Ah ok all'inizio non era ristorto, Perfetto allora, Vabbè Comunque benvenuti anche a Filippo Lorenzo su Telegram Adesso recuperare il video che era un pelino indietro ehm, Eccolo qua Il nostro amico ehm, Cazzo è qua Via Allora ho detto 12 eh? Rotti, 12 20 rotti Dicono sostanzialmente che Uno, bisogna tagliare le spese Per esempio, è scritto eh, Come va adesso? Le Inventate le pensioni E bisogna aumentare le entrate È scritto, non mi sto inventando delle <ride> Sì, comunque <ride> Bisogna tagliare le spese, è scritto Non mi sto inventando E bisogna aumentare le entrate, è scritto E eh, grazie al cazzo siamo sempre in disavanzo È ovvio che devi abbassare le spese e aumentare le entrate Ma voglio dire ho fatto. Oh, è pazzesco! Ho fatto questa settimana il, eh, la puntata sul debito pubblico. Secondo voi, se voi dite a una persona: Guarda, spendo di più di quello che guadagno, cosa mi consigli di fare? Lui cosa ti dice? Continua così? O ti dice: Beh, vedi di spendere meno e di guadagnare di più, cioè. Non è che abbiamo, cioè scoperta l'acqua calda, è ancora distorto. Eh, allora non lo so. Ehm, può essere che sia il file. Allora, lo abbasso ancora un po'. Sì, no, penso anch'io. Che magari ho alzato il volume o che cazzo ne so io. Comunque, io continuo con Instagram giusto per. Uh, così. Per affezione. Però al fine siamo su Twitch. E. e vi direi che dal futuro Potremmo fare anche solo Twitch. Che ne dite? Anche così siamo tutti focalizzati, non c'è gente che ascolta solo e, e, e simili. Comunque, eh, Speriamo che. No, no, Condivid no, vi prego, condividete ancora video di questo tipo perché voglio fare... Cioè, io mi diverto un casino. E penso cioè, ditemi voi co come vi, vi pare questa cosa qua. Magari faccio un intro meno lungo così non, non stiamo tre ore fino alle due di notte a, a, a vedere queste cose. Ma ditemi se vi può interessare un contenuto del genere. Io mi diverto a farlo ogni tanto, mi <ride> sono stracontento. no di fatti io direi altri cazzo <ride> cioè, io guardo barba scura per esempio mi guardo, mi, i video che mi piacciono cioè le live che mi piacciono di più è quando smonta tutti quelli che tirano fuori teorie approssimative chiamiamole così quindi no anzi datemene di più cazzo di economia che sono contento allora andiamo avanti si chiamano case si chiamano eh, estimi catastali mm. allora adesso ragazzi ma c'è nessuno che ha pensato Cosa servono tutte queste cose del 110%? Perché bisogna rivalutare il catastrofe? Magari per migliorare la classe energetica delle case? Migliorare la classe energetica delle case non significa forse transizione ecologica? Io non lo so. La butto lì, ditemi voi, non so se sono io che, che vedo cose che altri non vedono. Dio santo, uh. gli italiani sono proprietario di larga parte di case. E se tu rivaluti il valore delle case, guarda a caso c'è scritto. Non mi sto inventando niente. Le raccomandazioni dicono aumenta le tasse sulle successioni, sulle case, su quelle cose lì. Per fare che cosa? Tecnicamente si chiama avanzo primario, cioè la differenza tra le tasse e le spese di uno stato. Vogliono che abbiamo un saldo del più 2,5%. Scusate, io sono basito, veramente sono allibito a sentire queste cose. Sono veramente allibito. Cioè, dov'è il problema? Che vogliono un un avanzo primario del 2,5. Abbiamo un debito pubblico che è oltre il 160%. Come cazzo pensa che lo ripagheremo quel cazzo di debito? Per grazia ricevuta? Ma io non lo so. Cioè, è ovvio che bisogna fare un avanzo primario figa. Ed è ovvio che devi avere le cioè le entrate più alte delle spese. Che cazzo vuol dire? Ma qui no. mancano le basi. Ma non voglio anch'io un avanzo primario, cazzo. Quelle volte che facciamo avanzo primario, che viene detto anche tesoretto, ce lo mangiamo. Ah, ce lo mangiamo noi. Noi non mangiamo proprio una sega. Cioè, se lo mangiano. Cazzo, ma abbiamo un debito allucinante. Ma si rende conto che sta parlando di uno Stato che ha più del 160% del debito? Cioè, non siamo la Germania. E la Germania fa avanzo primario. Madonna. Cioè, capisci. Ce le impongono.

lo sappiamo che in Italia è pieno di buchi che si possono colmare. Cioè, lo sappiamo che c'è un casino di inefficienza, che abbiamo assunto persone ad cazzum solo per motivi di voti e che stanno lì a non fare una sega. No, non dico tutti, eh, c'è tantissima gente che lavora, fa bene e, e deve esserci. Cioè, la mia ragazza era medico, cazzo. Cioè, non è che penso, anzi, ci vorrebbero più medici. E quindi lavora per lo Stato, quindi non sono contro gli statali. Ma santo Dio. Sono, non so cosa dire. Cioè, sono le basi. <ride> non so veramente cosa dire. Cosa, cosa ci aspettavamo? Cioè, stiamo sperperando un casino di soldi. C'è un casino di inefficienza. E facciamo efficienza? Tagliamo dove, per fare efficienza? Non è che devi tagliare gli ospedali. Che cazzo di discorso è? E aumentare le tasse sulle partite di via e cose? Dove sta scritto? Chi l'ha detto? È una supposizione che fai tu. Boh, ah, fra l'altro hanno fatto anche la flat tax sulle di IVA, cioè vabbè. va bene, non, non lo so, ragazzi. Andiamo avanti. <ride> che se se non lo dicevano loro, noi eh, continuavamo a spendere un casino e a far disavanzi. Dio santo. Cioè, cioè ce lo dicono loro. Ce lo dicono loro. Vaffanculo. Cioè, non questo qua in generale. Non si sente niente. Uh, non vorrei che fosse Twitch, cazzo. Cioè, non Twitch, scusatemi, Streamlab... Uh, pa 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 pa. Non so, non saprei che cosa fare, sinceramente. Ditemi se si sente qualcosa. Che palle. Mm. Ah, che palle. Um. Facciamo una cosa: provo a chiudere e riavviare la live e vediamo come va. Eh no, di fatti, ma stavo pensando, è il buffer vostro o il buffer mio? Perché anch'io ho pensato al buffer. No, ma io lo sento identico prima al video, quindi può essere proprio che sia un buffer. È un segno del destino. <ride> ah, ok, quindi è proprio il video, è proprio il suo, quindi può essere... Facciamo una roba. Provo a riavviare Streamlab e vediamo come va. Eh, eh, sì, ho pensato anch'io. Ma ecco, come, beh, Vedete quello che vedo io. Questo è il canale che, che uso io. C'è un buffer. Beh, provo, allora. Facciamo una roba. Provo a chiudere Streamlab e a ripartire. E vediamo come va. Ok, ok. Allora facciamo. Dai, provo a fare un reboot e vediamo. Intanto ciao perché questo qui sarà un video e l'altro diventerà un altro e riprendiamo la seconda parte. Fine la prima parte. E intanto vi saluto e riavvio e rimanete qui e ripartiamo.